Buonasera e ben ritrovati con In Umbria. In Umbria è giunta la sua 26esima puntata di questa seconda stagione, potremmo dire ormai la quinta puntata della nuova era, l'era coronavirus che condiziona ormai da oltre un mese la nostra quotidianità e inevitabilmente anche i nostri palinsesti, le scalette, l'attualità non può che essere caratterizzata dalla cronaca sull'epidemia, sulla fase, come dire, di stabilizzazione del contagio che sta vivendo anche la nostra regione, ma soprattutto sul dibattito relativo all'economia e a come si dovrà ripartire, speriamo, prima possibile. Alcuni sono dei temi che tratteremo anche stasera in due parti, trasmissione che si divide in due parti. La prima ci vede collegati direttamente con Palazzo Donini, perché avremo in diretta la Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei. Ancora vediamo la postazione già attivata in diretta, non c'è la Presidente, ma perché sta concludendo proprio in questi minuti il vertice con tutti i presidenti delle regioni e il Premier Conte, una conferenza di servizi che è stata indetta proprio nel pomeriggio di oggi per aggiornamenti sulle misure da assumere per il contenimento del virus, sul nuovo decreto che è stato annunciato nei giorni scorsi che procrastinerà fino al 13 aprile, fino a lunedì di Pasquetta, per ora le misure di clausura, e chissà se ci saranno novità da questo vertice, lo sentiremo tra poco, tra pochissimo in diretta con noi. Ma non siamo solo collegati con Palazzo Donini, perché anche oggi abbiamo colleghi in collegamento Skype che salutiamo, a cominciare da Italo Carmignani, responsabile del dorso umbro del Messaggero. Ciao Italo, buonasera. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Con te parleremo di questo momento, ovviamente poi coinvolgeremo insieme la Presidente. Ma siamo collegati anche con Terni, dove salutiamo con piacere il collega Gigi Scardocci. Buonasera Gigi. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, voi. Grazie per essere con noi. Gigi Scardocci, volto e voce diciamo storica del TG3 regionale proprio da Terni, per capire anche nella città dell'acciaio che clima si sta vivendo in questi giorni. Come detto, tra poco saremo con Palazzo Donini, ma intanto entriamo con l'attualità nel cuore di questa puntata. Intanto vi preannunciamo che nella seconda parte, intorno alle 22, parleremo più specificamente di economia, di imprese. Avremo l'assessore regionale Michele Fioroni, il presidente di Confcommercio regionale Giorgio Mencaroni e nei nostri studi il direttore regionale di CNA Roberto Gianangeli. Prima però qualche tema, qualche argomento anche di economia non potremo non tracciare anche con la governatrice Tesei. Tra poco sarà con noi, ma intanto, come detto, l'attualità. Stamane una nuova conferenza stampa dell'assessore alla sanità Coletto e del direttore regionale alla sanità Dario, il riassunto dal servizio del TG. I numeri dimostrano l'efficacia del distanziamento sociale anche in Umbria. Così il direttore generale della sanità, Claudio Dario, nel commentare i numeri di oggi. Ma non si può abbassare la guardia. I positivi sono risultati 1.175, le persone guarite clinicamente 190, le persone purtroppo morte 39. I ricoverati sono 214, in terapia intensiva 48. Ancora non è stato fornito il dato delle persone in osservazione. Quelli usciti dall'isolamento sono 5.101, mentre le persone che sono state sottoposte ai tamponi sono state 10.610. Nella nostra regione, guardando anche quello che succede altrove, la situazione è molto delicata, come vi abbiamo rappresentato, ma non è drammatica come quella che si è vista in altre regioni. È chiaro che nel momento in cui faccio queste affermazioni incrocio le dita e mi auguro, come tutti noi, che gli interventi, gli assetti organizzativi, l'attenzione da parte di tutti consenta di mantenere questa situazione. Anche i ricoveri in terapia intensiva dimostrano una presenza costante, una poca altalenanza, se si considera che le intensive durano per i due terzi dai 10 ai 12 giorni e per un terzo circa 3 settimane. Dunque anche questo conferma il dato umbro. Ricalcano, evidenziano l'efficacia degli interventi di distanziamento sociale. Se andate a guardare l'andamento complessivo
della curva che comincia ad apparire, se non decrescente nel plateau, la presenza nelle terapie intensive continua a mantenersi sostanzialmente costante, quindi anche questi dati sulle terapie intensive confermano un po' questo andamento. Complessivamente il piano dell'emergenza prevede tre grandi attenzioni: le famiglie delle persone positive, le comunità nelle strutture, oggetto tra l'altro della conferenza odierna, e i cluster come Pozzo nel comune di Gualdo Cattaneo. Per il capo della Protezione Civile Borrelli, nel corso di un intervento a Radio Rai, le restrizioni andranno avanti anche fino al 1° maggio. Occorre avere comportamenti rigorosissimi, ha detto. Poi a Circo Massimo annuncia che la fase 2 potrebbe iniziare il 16 maggio, risolvendo apparentemente il dilemma su quando sarà possibile un, seppur timido, allentamento delle misure restrittive. Se non cambiano, potrebbe essere come potrebbe essere prima o potrebbe essere dopo, dipende dai dati. I dati che noi abbiamo oggi, siamo in una situazione stazionaria, dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere e come ritornare. Non vorrei dare delle date che poi... No, chiaro, anche cioè, secondo me. Con tutta la cautela del caso, esatto. certo, non bisogna ingenerare... Il 16 maggio è una distanza, è un periodo di tempo lungo, e quindi da qui al 16 maggio potremmo avere dei risultati ancora ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività nella fase 2. Queste le parole del capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli in diretta stamane con Radio Capital, con il direttore Giannini. Abbiamo riassunto in questo servizio la fotografia della situazione nella nostra regione, dunque si profila anche un prolungamento della misure di restrizione oltre il 13 di aprile, quando sono state fissate. Vediamo ancora la postazione della Presidente, nella quale ancora la Presidente Tesei non è giunta. Come detto, sta concludendo il vertice la conferenza dei presidenti delle regioni con il Premier Conte, quindi sentiremo tra poco in diretta anche qual è stato il contenuto di questa summit, che è stato indetto proprio oggi e che commenteremo insieme a Italo Carmignani e a Gigi Scardocci. Vi ricordo, a proposito di Protezione Civile, che nel corso della puntata sentiremo le parole anche del capo della Protezione Civile dell'Umbria, ovvero Stefano Nodessi Proietti, e soprattutto avremo un servizio di Francesca Rizzi, che oggi è andata all'azienda ospedaliera di Perugia nel reparto nel Dipartimento di Virologia, e con la professoressa Antonella Mencacci ci racconterà, prima in sintesi durante la puntata e poi con un ampio speciale al termine di questa trasmissione, come funziona la procedura, l'iter proprio di verifica dei tamponi. Ma ora andiamo in sigla, tutto è pronto per questa puntata numero 26, tra poco in diretta con Palazzo Donini. A tra poco, sigla. Dunque, puntata numero 26 di In Umbria, insieme per parlare ovviamente dell'emergenza coronavirus, collegati con Palazzo Donini, con la Presidente della Regione Donatella Tesei, ma anche con i colleghi Italo Carmignani del Messaggero e Gigi Scardocci, collega giornalista da Terni. Io partirei proprio da Italo Carmignani, mentre attendiamo appunto la Presidente in diretta ai nostri microfoni. Italo, dalla conferenza di oggi è emerso un clima, abbiamo sentito anche le parole di Dario, di parziale cautela, ma anche di una certa fiducia per quella che è il quadro in Umbria, se poi lo confrontiamo non tanto col nord ma anche con regioni vicine come le Marche, ad esempio. Mi ha fatto abbastanza effetto la parola di Coletto quando dice la nostra regione, lui che è veneto, con tante sì. Polemiche che sono sollevate a riguardo. Quando lui dice la nostra regione, vuol dire che ormai si è stabilito qui e si è integrato. La situazione ovviamente in Umbria è un po' più fortunata rispetto ad altre regioni, rispetto alle confinanti Marche, dove la situazione è più grave, ma soprattutto noi abbiamo un'incidenza di mortalità molto più alta e anche una diffusione del virus. Siamo stati fortunati, forse per questa mancanza di collegamenti una volta tanto
può aver funzionato in questo senso positivo. Certo è che quel picco che adesso l'Italia sta apprezzando in questi giorni è arrivato anche da noi, abbiamo un punto di massimo arrivo, contagi sono diminuiti, oggi grazie al cielo non abbiamo registrato i famosi decessi, abbiamo una situazione sotto controllo. Certo l'andamento è speranzoso, è ovvio che tutti quanti ci stanno raccomandando di non avere una esagerazione rispetto all'ottimismo, cioè nel senso manteniamo ancora fede, il Premier Conte e tutti quanti ci stanno raccomandando di non riprendere, di stare sempre attenti, non riprendere l'attività come prima o non abbandonarsi all'euforia, diciamo. No, questo no, soprattutto per un motivo, perché la diffusione di questo virus ha un problema fondamentale, almeno così dicono gli esperti, la sua volatilità, cioè il suo contagio è particolarmente feroce, è particolarmente forte, quindi ovviamente domani ci sarà sul Messaggero un'intervista a Tuteri, l'assessore, che raccomanda che ormai purtroppo senza mascherine nei luoghi dove ci sono altre persone non ci si può più andare. Lui raccomanda, quasi ordina, di utilizzare le mascherine dappertutto. E questo, diciamo, è un punto centrale per il nostro comportamento, perché ovviamente gran parte di questa diffusione del virus dipende dal nostro comportamento. Certamente, le strutture dovremo adeguare non solo le nostre abitudini, ma anche, come dire, la nostra estetica, abituarci a questa mascherina sempre più spesso e chissà ancora per quanti mesi. Sì, devo dire che domani farò una cosa, una volta demonizzavamo il burka, adesso invece dovremo abituarci. Poi magari più tardi, se vuoi darci anche qualche altra anticipazione sulla prima invece di domani, se vogliamo farla vedere, noi siamo con piacere disponibili. Lo spieghiamo da parte di tutti, ma a parte gli scherzi, appunto, intervista la Francisci alla personaggio, in qualche modo la virologa, che ci spiega il funzionamento del farmaco, sulla quale noi riponiamo grande fiducia. Abbiamo qualche problema col collegamento, con l'audio, perché il video andava molto bene. Abbiamo colto soltanto un passaggio, quello relativo all'intervista alla Francisci. Vediamo se adesso la situazione va meglio e se poi così ragguagliarci su qualche anticipazione. Come no, volentieri. Noi abbiamo questa intervista alla Francisci che parla del farmaco, quello che in tutti quanti noi stiamo sperando. Ovviamente il farmaco, il vaccino, è la famosa fase 2 della scienza. Prima la scienza a occuparsi, diciamo in qualche modo, a contenere quella che era la diffusione, quella che era il contagio, e cercare di salvare le vite. Dovrà farlo ancora in questo momento, ma la scienza adesso si sta impegnando rispetto a quello di sapere la popolazione come stare, se ha avuto degli anticorpi, perché l'ideale è sapere se gran parte della popolazione ha avuto magari, oppure hanno avuto questo virus e hanno, diciamo, hanno gli anticorpi per questo virus. Certamente. E quindi in qualche modo potrebbero essere immuni e potrebbero tornare a circolare. Certamente, tra poco parleremo anche magari di altri spunti che vedremo nell'edizione di domani. Sì. Ma io ne approfitto, visto che siamo anche collegati con Terni, con il collega Gigi Scardocci, come detto voce del TG3 regionale per tanti anni. La buona notizia di oggi arriva proprio dal Ternano, dall'area ternana, perché è guarito il paziente 1, ovvero quel 32enne di Montecastrilli che il 28 febbraio, anche lì era un venerdì, rappresentò un po' la notizia, il primo campanello d'allarme in Umbria, il primo caso positivo, un giovane tra l'altro giovanissimo, 32enne, oggi è arrivato il verdetto del suo secondo tampone negativo e quindi, come è avvenuto qualche settimana fa col paziente 1 nazionale a Codogno, anche lui era un 38enne, salutiamo questo verdetto importante che ci dà ancora maggiore fiducia. Che clima si respira a Terni, Gigi? Ma guarda, credo che la situazione umbra, come ha già detto Italo, sia ovviamente diversa da quella che si respira in molte altre regioni. Il paziente 1, come l'hai chiamato te, per fortuna non ha avuto, paziente 1 umbro, non ha avuto i problemi del paziente 1 di Lombardo, ma insomma, grazie a Dio ne è uscito e
credo che la situazione italiana piano piano stia evolvendo nel senso migliore. Davvero, anche dall'ospedale arrivano notizie più che rassicuranti, tranne qualche caso, diciamo, abbastanza compromesso che ormai sembra difficile recuperare. Certamente. Tra poco saremo di nuovo con te, ma ho visto che si stava microfonando la Presidente della Regione Tesei, che abbiamo in diretta dal suo studio di Palazzo Donini. Presidente, buonasera e grazie per essere con noi. Ah, abbiamo un attimo, tra poco ci colleghiamo anche con... la vediamo in video, probabilmente dobbiamo collegarci anche per quanto riguarda la postazione microfonica. Con lei parleremo ovviamente intanto di quello che è stato l'oggetto di questo summit tra i presidenti delle regioni e il premier Conte. Ci sente, Presidente? Bene, ancora dalla regia mi dicono che c'è qualche istante di attesa, allora noi ne approfittiamo per tornare, avevamo interrotto per un attimo con Gigi Scardocci, abbiamo parlato di Terni, torniamo con Italo Carmignani, perché, ed è un tema che tratteremo con la Presidente Tesei, una delle questioni che fanno dell'Umbria quasi una regione all'avanguardia, se vogliamo, nella sperimentazione dei test, è questo monitoraggio che è stato lanciato questa settimana. Ti chiedo subito, Italo Carmignani, come vedi questa operazione, che tipo di aspettative ci sono? Ah, ecco, dovremmo essere collegati. Presidente, ci sente? Sì, adesso vi sento. Perfetto. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie per essere con noi. Grazie per aver combinato questa diretta subito dopo il summit con il Premier Conte e con gli altri presidenti delle regioni, e quindi una disponibilità che non possiamo che sottolineare a beneficio anche di tutti i nostri telespettatori. Presidente, ovviamente la domanda a questo punto è di che cosa avete parlato, che cosa è emerso da questo incontro che non era nelle previsioni fino a stamattina, ma evidentemente si è reso necessario. Bene, l'incontro in realtà abbiamo avuto una convocazione nel pomeriggio, ma in questi giorni capita spesso di avere convocazioni anche all'ultimo momento. Io sono qui da questa mattina alle 8 e quindi, come al solito, è stata una giornata molto impegnativa, molto piena. L'argomento e la riunione di questa sera era stata sollecitata proprio dal tavolo delle regioni per una interlocuzione più diretta con il governo, perché le regioni sentono la necessità di avere la possibilità di interloquire anche sulle scelte che di volta in volta vengono fatte, sia per gestire l'attuale emergenza sanitaria, ma anche per cominciare a guardare al futuro con un'ottica molto attenta e per quanto riguarda la nostra economia e l'uscita dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo. Questo era l'argomento. Dopodiché tutti i governatori naturalmente hanno ribadito alcune questioni che sono ancora sul tavolo, e con una visione però prospettica per il futuro. Ecco, io le chiedo questo, poi sentiremo anche i colleghi Carmignani e Scardocci con alcuni quesiti, Presidente. Le chiedo subito, che clima si respira intanto tra i governatori delle regioni? Sappiamo che ci sono regioni che ovviamente stanno vivendo condizioni drammatiche sul piano dei numeri, sul piano organizzativo, su quello comunque delle prospettive che sembrano non diminuire l'allarme, pensiamo ovviamente alla Lombardia ma anche alle vicine Marche, rispetto al resto del centro Italia hanno avuto un'esplosione. Altre regioni che però devono comunque tenere alta la guardia, magari potrebbero sperare in un'uscita più vicina dal tunnel, però nel frattempo devono comunque presidiare il territorio. Ecco, che clima si respira? C'è collaborazione tra i vari governatori, che poi sappiamo politicamente anche spesso di estrazione diversa? Ma io dico che assolutamente sì, c'è un clima di grande collaborazione e condivisione di problematiche e anche di risposte alla soluzione dei problemi. E quando si governa e si ha la responsabilità di una regione, e evidentemente
si cerca di lavorare per garantire il massimo del risultato oggi nel momento della gestione dell'emergenza e domani, che è un domani molto vicino, perché la questione dell'economia la dobbiamo iniziare a pensare, a ragionare ed affrontare fin da subito, e questa è la richiesta delle regioni. Dopodiché le problematiche sono comuni a tutti e c'è un senso di condivisione, di solidarietà molto alto, e non a caso spesso condividiamo anche certe necessità. Anche noi abbiamo ospitato anche qualche paziente proveniente dalle regioni maggiormente colpite, però nello stesso tempo stiamo cercando anche di condividere i modi per esempio approvvigionarsi di dispositivi di sicurezza individuale per i nostri medici, per il personale sanitario, per le nostre RSA e per tutto ciò che occorre per i medici di medicina generale e quant'altro. E lo facciamo con uno spirito di collaborazione. Devo dire che anche il governo cerca di fare, naturalmente fa la sua parte, e se c'è la capacità di ascoltarsi reciprocamente, io credo che molte problematiche possono essere risolte prima e meglio. Ecco, lei, Presidente, su questa linea stiamo andando avanti. Poi lascio tra poco la parola a Italo Carmignani e Gigi Scarrocci. Lei, Presidente, un'ultima battuta prima di dare loro la parola. Ha dovuto sbattere i pugni sul tavolo in senso, come dire, politico-istituzionale qualche giorno fa, e non lo ha nascosto, perché tardavano ad arrivare ad esempio apparecchiature, presidi sanitari. Ecco, la situazione da allora è migliorata, c'è ancora bisogno di pungolare il governo, ma ovviamente tutte le articolazioni dello Stato dalle quali dipendono queste forniture. Come siamo messi? Siamo messi che io continuo a fare la mia battaglia, perché non bisogna mai... ho ottenuto delle cose, sicuramente sì, ma non bastano, perché noi dobbiamo operare in sicurezza e dobbiamo essere in grado di affrontare tutte le emergenze. Noi da parte nostra come Regione con la nostra sanità lo abbiamo fatto, siamo passati, come sapete bene, da 69 postazioni di terapia intensiva, che poi in realtà erano 52 perché abbiamo utilizzato anche quelle delle sale operatorie, però abbiamo implementato le postazioni, perché questo è il nocciolo del problema, è la cosa più drammatica e più importante, quella di avere posti in terapia intensiva. Oggi siamo a 110 posti operativi e ancora abbiamo bisogno di ventilatori polmonari, perché abbiamo la capacità di implementare questa nostra disponibilità per arrivare fino a 150 posti. Naturalmente stiamo sempre lì a valutare ciò che arriva, e poi noi mandiamo le nostre richieste e anche le nostre verifiche su ciò che viene fatto arrivare, perché a volte non sempre corrisponde. Diciamo che in questo momento abbiamo distribuito a tutti mascherine, camici, ciò che era necessario, però sappiamo perfettamente che il consumo giornaliero e settimanale è molto alto, e quindi non possiamo rimanere sprovvisti, e quindi io non dico tutti i giorni, ma ogni 2-3 giorni faccio e partecipo anche ai collegamenti tecnici, quelli che fa la nostra Protezione Civile tutte le mattine alle 9. Da Foligno. È sempre meglio esserci, perché sì, sì, assolutamente sì. Far sentire la propria voce. Poi naturalmente, naturalmente abbiamo anche utilizzato e trovato canali differenti per l'approvvigionamento di ciò che si è reso necessario e di ciò che è necessario, grazie anche veramente alla grande disponibilità dei privati, delle fondazioni, Cassa di Risparmio di Perugia, Cassa di Risparmio di Terni, Foligno, e insomma di tutti coloro i privati che hanno veramente dimostrato grande ed immediata reazione per fronteggiare questa emergenza, mettendoci in condizione di poter anche acquistare laddove è stato possibile, perché anche questo è un tema complicato, tutto ciò che serviva per la nostra sanità. Assolutamente, sappiamo quanto sia stato difficile far venire solo ad esempio le mascherine dall'estero. Lascio la parola a Italo Carmignani per una domanda alla Presidente. Avevamo aperto un discorso con lui, poi ovviamente la diretta, ma possiamo riprenderlo.
Intanto una domanda per la Presidente Italo. Ti diamo l'assist per un'altra apertura domani sul Messaggero. Certo, esattamente. Buonasera, direttore. Con la Presidente. Come sta? Mi sente? Pronto? Adesso non la sento benissimo. Adesso mi sente meglio? No. Purtroppo è un la collegamento. Sento proprio... posso fare da tramite, Italo, con la domanda. Allora, no, intanto io volevo fare i complimenti alla Presidente per un motivo preciso. Siamo arrivati ad una emergenza, lei è arrivata in un'emergenza in maniera esemplare, non era facile, era l'inizio del mandato, l'inizio di 5 anni difficilissimi, venivamo da una situazione diciamo politica abbastanza complicata, visto che proprio la sanità era quella che era il noto dolente di questa regione, e lei, devo dire, ha ripreso in mano la cosa e l'emergenza finora è stata gestita, devo dire, in modo esemplare. Mi permetto di dire questa cosa perché ovviamente una persona che si ritrova a un governo regionale da oggi a domani non è facile gestire un'emergenza che è praticamente mondiale. In questo senso, ovviamente tutte le emergenze vanno gestite con un afflato che sia più comunitario possibile e quindi con un contatto tra le regioni e il governo, con un contatto politico con quelle che sono le opposizioni. Bisogna mettere da parte le polemiche, bisogna cercare di essere costruttivi. Lei si è sentita all'inizio in questa fase 1, poi arriveremo alla fase 2 perché ovviamente è quella che ci interessa di più. In questa fase 1, in questa fase dell'emergenza, che ancora non è finita ma grazie al cielo pare che si stia calando, si è sentita da sola, si è sentita, come dire, in qualche modo non sostenuta da quelle che erano le parti politiche che avrebbero dovuto in qualche modo avere un senso più comune rispetto alle decisioni, ma anche rispetto all'emergenza? Allora, dunque, effettivamente non è una cosa così comune iniziare un percorso così importante come quello di governare questa nostra splendida regione con alcune situazioni di criticità che tutti noi conosciamo e trovarsi a gestire un'emergenza straordinaria, come lei giustamente, direttore, ha definito, mondiale. E questo è vero. Però io di solito mi rimbocco le maniche, cerco di lavorare perché comunque le questioni vanno risolte. Credo di aver instaurato un buon rapporto con tutti i governatori senza distinzione di appartenenza, a partire dal Presidente della Conferenza Bonaccini, con cui mi sento e con cui condivido molte riflessioni, e anche con il Governo, perché le istituzioni vengono molto prima delle idee e delle appartenenze. In questa regione, nell'affrontare questa emergenza, le devo dire, non so se questa può essere una cosa così che sento io o è percepibile, lo sa che ho avuto al mio fianco, non mi sono mai sentita sola. Io ho avuto al mio fianco il popolo umbro, la gente. Io l'ho sentita. Io ho sentito questa vicinanza e questa condivisione nella difficoltà di tutti, perché mi sto facendo carico delle difficoltà di tutti. E sa, direttore, qual è stata la cosa più bella di oggi? Un video che mi è arrivato da una casa di riposo di alcune persone che sono ospiti lì, anziane, bellissime. Sa, quelle nonne e quegli anziani che noi dobbiamo tutelare prima degli altri perché più fragili? Ebbene, erano arrivate le mascherine, era arrivato quello che serviva, e mi hanno voluto mandare questo video dove mi ringraziavano. E la cosa più bella è stata quella che mi hanno chiesto: però lei ci deve venire a trovare. E io lo farò appena riesco a uscire da queste quattro mura dove sono in genere bendata, dove vivo in videoconferenza tutto il giorno e dove cerco di fare veramente tutto il possibile e il meglio che posso fare per questa regione. Poi, per il resto, credo che avete visto anche voi, non mi piace fare polemiche, non voglio replicare. Se era politica, io adesso le dico che non ho molto tempo per dedicarmi alle polemiche e quindi non lo faccio. E io credo che questo sia un momento in cui bisogna
mettere da parte tutto e essere di aiuto. Ciascuno lo può fare, perché ciascuno ha i propri referenti, lo può fare sicuramente per dare una mano all'Umbria. Io lo sto facendo, quindi ciascuno può fare la sua parte. Ecco, Presidente, sentiamo poi, ci spostiamo anche a vedere il servizio di Francesca Rizzi con la professoressa Mencacci. Sentiamo da Terni Gigi Scardocci, una battuta anche da parte sua, e poi andiamo col filmato. Sì, Presidente, buonasera e buon lavoro. Buonasera, grazie. Volevo innanzitutto chiederle se anche lei è rimasta sorpresa dai dati sull'inquinamento forniti sia dall'ARPA con un comunicato nei giorni scorsi che dalle altre agenzie nazionali. Cioè è successo un qualcosa di strano, sempre è collegato ovviamente al problema coronavirus. Le auto sono ferme, il trasporto, gran parte del trasporto è fermo, le industrie sono al palo, eppure qualcosa non va, c'è questo PM10 che non si tiene, che va oltre. Secondo quanto afferma l'ARPA, ci sono stati i venti dell'est, diciamo, provenienti dai deserti asiatici e dal Mar Caspio, che hanno sicuramente, secondo l'ARPA, inciso su queste PM10. Ma non ritiene a questo punto, proprio per tutti i mezzi, le industrie, le cose ferme, che ci sia da riflettere sulle fonti inquinanti? Sono in pratica passato alla fase 2, diciamo così. E quindi riflettere sulle fasi inquinanti e sui provvedimenti nuovi da prendere, anche alla luce delle risultanze scientifiche che stanno emergendo e che sono già emerse in parte. Ma guardi, io ritengo che sì, ho letto e ho visto questa situazione del valore in crescita e comunque che non ha avuto quel risultato che magari tutti noi pensavamo potesse derivare dal blocco totale sia della circolazione delle auto ma anche delle nostre imprese. Però vede, io ho sempre un approccio molto cauto e mi affido alla scienza, per cui sicuramente questo è un tema che andrà approfondito, lo si farà nelle sedi e nei modi giusti e naturalmente poi all'esito di questa verifica si potranno adottare i provvedimenti necessari. Quindi adesso magari aspettiamo la giusta riflessione degli scienziati e l'analisi più approfondita di questi dati da un punto di vista scientifico. Ecco, io andrei di ambiente, torneremo a parlare nelle prossime puntate, settimane, perché è un tema caldo, importante, capire anche cosa fare per garantire ovviamente, in un momento in cui la salute è prioritaria, anche questo aspetto. Andrei però con Francesca Rizzi a conoscere da vicino quello che è l'ambiente proprio del Dipartimento di Virologia dell'azienda ospedaliera di Perugia. Uno speciale al termine di questa trasmissione vi introdurrà fisicamente all'interno della struttura. Intanto abbiamo un'anticipazione. Blocco M, piano meno 2 dell'ospedale di Perugia. I tamponi sospetti Covid-19 di gran parte dell'Umbria si analizzano qui. Camice, guanti, sovrascarpe, cuffie e mascherina. Così si combatte il coronavirus. I test vengono analizzati, si dice, in batch, cioè in gruppi. Ne arrivano sui 500-550 al giorno. Abbiamo un tempo medio di refertazione che è di 16 ore, il tempo medio di tutti i 550. Nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale di Perugia, guidato dalla professoressa Antonella Mencacci, lavorano una quarantina di persone, 25 delle quali sono impegnate solo con il coronavirus. Quando un campione sospetto Covid-19 arriva qui, inizia un percorso complesso che si può riassumere in tre fasi. Il campione arriva in laboratorio per l'accettazione, per poi finire sotto la cappa flusso laminare. In seguito si procede con l'estrazione e l'amplificazione ed è in quest'ultima fase che si decide il verdetto. Questo è il procedimento standard seguito per il test molecolare, ovvero quello fatto partendo da un campione di muco o di saliva. Diverso il discorso per l'analisi del sangue che danno la caccia agli anticorpi sviluppati a seguito dell'esposizione al coronavirus, il cosiddetto test sierologico, che può essere anche rapido, un test del quale la Regione Umbria si è dotata
strada da qualche giorno, ma il test rapido immunologico al momento non è validato. Il test molecolare a tutt'oggi è il test di riferimento per fare la diagnosi. L'altro test invece va a cercare nel sangue del paziente gli anticorpi che il paziente produce nei confronti di questo virus. Ora, gli anticorpi noi non li produciamo subito al primo contatto del virus, ma produciamo gli anticorpi dopo un po' di giorni. Quindi noi potremo avere dei falsi negativi, potremmo avere dei negativi perché il paziente è in incubazione e potremmo avere dei falsi positivi. Il test rapido attualmente non è validato ed è per questo che stiamo facendo una sperimentazione e solo quando i dati saranno analizzati e avranno una validità statistica potremo capire come usare il test rapido. Ma dalla metà di aprile, secondo il piano regionale per la rilevazione della positività, arriveranno un altro tipo di test rapidi, quelli molecolari. Questi sì che sono attendibili e per dare una risposta ci mettono solo un'ora, per questo se ne potranno fare molti di più. Tra i corridoi di questa struttura ben organizzata si respira tenace e sacrificio. Da qui il virus fa meno paura. E come detto, un ampio speciale andrà in onda dopo questo appuntamento proprio con Francesca Rizzi all'interno del Dipartimento di Virologia. Prima di andare in pubblicità, una battuta con la Presidente Tesei in diretta da Palazzo Donini. Presidente, le chiedo le sue aspettative da questa nuova fase che è stata lanciata proprio in conferenza stampa dall'assessore Coletto, di questo monitoraggio veloce soprattutto per le categorie più esposte, e le chiedo anche una risposta non sul piano squisitamente politico ma come dire pragmatico a una nota proprio congiunta dell'opposizione consiliare regionale oggi che chiede alla regione ovviamente risposte sul fronte della tutela proprio del personale sanitario. Sì, allora per quanto attiene ai test rapidi sappiamo perfettamente, grazie anche alla conferenza stampa, che questo è un percorso sperimentale, abbiamo già iniziato da lunedì e continueremo, e il tutto è seguito e monitorato da un comitato scientifico che ha validato il percorso sperimentale, come ha detto giustamente la dottoressa. E naturalmente lo facciamo e lo faremo per cerchi concentrici, partendo prima dalle persone più esposte, quindi dal personale sanitario, fino ad allargare questo cerchio. Il tutto, come ripeto, è seguito, monitorato e i risultati saranno analizzati dal comitato scientifico che è costituito da una serie di professionisti, da scienziati, sei dei quali nominati dalla nostra Università di Perugia, dal nostro rettore e altri presi dalla sanità. Quindi è un percorso assolutamente importante. Ne abbiamo parlato oggi peraltro anche nella conferenza con il governo, perché naturalmente queste situazioni oggi sono molto all'attenzione di tutti. Però ribadisco che il nostro è un percorso sperimentale che stiamo portando avanti e ci darà sicuramente dei risultati molto positivi per la disamina sia della diffusività del virus e anche per fare anche altre considerazioni mediche. Per quanto attiene ai presidi di sicurezza, mi pare che mi chiedevano, allora naturalmente come ho avuto modo di ribadire glielo confermo, tutto è legato ad una catena di approvvigionamenti che partono dalla protezione civile nazionale con la nostra protezione civile regionale, di quello che fortunatamente siamo riusciti a prendere e a trovare anche al di fuori di questo. Comunque le posso assicurare che in questi ultimi giorni abbiamo distribuito 12.000 mascherine per i medici di medicina generale, per i pediatri e anche per insomma, il personale che sta in prima linea anche sul territorio, quindi sono a disposizione delle ASL che dovrebbero aver fatto naturalmente tutta la distribuzione, così come camici, così come occhiali e quant'altro. Quello che le dicevo prima
è che una volta fatta la distribuzione bisogna subito pensare a trovare le risorse e i numeri per la settimana successiva. Certo, certo. Perché? Perché il consumo effettivamente è molto alto ed è per questo che non abbasso mai la guardia, come le dicevo, e sono sempre lì presente nei vari tavoli a chiedere ciò che occorre alla nostra regione per rendere che tutto questo e per mantenere tutti veramente in sicurezza. Poi, come tutte le emergenze, io non dico di no, ci può stare qualche piccola, cioè qualche situazione che sicuramente può essere gestita in modo più diciamo pregnante, però devo dire che questa distribuzione è avvenuta, avviene, e avviene negli ospedali, avviene nelle ASL, avviene sul territorio. Quindi io spero che questo sia chiaro a tutti e continueremo a fare in modo che veramente i dispositivi di sicurezza individuale non vengano a mancare mai. Certamente, ci fermiamo solo un attimo, la Presidente resta con noi anche se le facciamo fare tardi stasera, ma tardi ovviamente perché è stata in riunione fino a pochi minuti fa con gli altri Presidenti e con il Premier. Pubblicità, tra poco parliamo di quella fase 2 a cui accennava Italo Carmignani, la stessa Presidente, parliamo anche di temi legati all'economia, alle imprese, a come riparte l'Umbria quando, speriamo presto, l'emergenza sarà alle spalle. Pubblicità. Torniamo in diretta per questa puntata numero 26 di In Umbria, in diretta con il Palazzo Donini, con la Presidente della Regione Tesei, ma anche con Italo Carmignani del Messaggero, con Gigi Scardocci da Terni. Italo, ti lascio subito la parola in questa seconda parte. Passiamo a quella fase 2 a cui avevi accennato in qualche modo. Presidente, noi abbiamo la fase 1, la fase quella della scienza, in cui la politica deve filtrare quello che la scienza sta stabilendo. L'agenda viene in qualche modo dettata dalla scienza, dalla medicina. Poi però ci sarà una fase 2 alla quale già dobbiamo cominciare a pensare, che è quella della ripresa, che è quella di questo famoso dopoguerra, come lo è stato purtroppo in occasione di un evento molto più drammatico rispetto a questo del coronavirus. Noi avremo anche in questo momento un dopoguerra economico e soprattutto avremo la necessità di avere un piano Marshall, cioè un piano che in qualche modo ci consenta di poter ripartire attraverso dei finanziamenti, attraverso dei fondi. Io so che questo ovviamente è un piano che sembrerebbe molto lontano, però non posso pensare che voi in regione non abbiate già in qualche modo messo le premesse, messo già un'idea, messo già un progetto, indipendentemente che quanti soldi arriveranno o quanti soldi non arriveranno. Speriamo che l'Europa si metta una mano sulla coscienza, ma soprattutto cominci a pensare a un progetto comunitario. Quindi lei mi dica, questa fase 2 da dove pensa che possa ripartire, dove debba ripartire? Tenete conto soltanto un dato, che il comparto turistico perderà quest'anno 170 milioni in una previsione ottimistica. Quindi c'è un piano B, c'è un piano di partenza per questa economia che ovviamente risentirà come ovunque dei contraccolpi del virus? Ma noi naturalmente non stiamo gestendo solo l'emergenza sanitaria, ci stiamo portando avanti anche sul dopo, perché sicuramente sarà molto importante individuare le linee giuste e le misure giuste da adottare. E ci siamo portati avanti anche sul piano del governo, perché è vero che noi dobbiamo avere la visione e dobbiamo mettere in campo le nostre iniziative, ma capite bene che l'importanza e la gravità di questa crisi economica che stiamo vivendo e che già fa vedere purtroppo gli effetti drammatici che ci aspettano non può essere risolta con le sole risorse o i soli mezzi della regione. Tra l'altro stiamo valutando anche l'incidenza che avrà sulla nostra regione, ma le variabili sono assolutamente collegate al momento in cui noi riusciremo ad uscire dall'emergenza e a riattivare la nostra economia. E non sono variabili così certe e così sicure. Una cosa è certissima, il comparto del turismo, che è un comparto importante per la nostra regione,
Già al momento attuale, cioè parlo della Pasqua e quindi di quello che era in genere la stagione, il periodo della ripresa del turismo in Umbria, assomma danni importanti per oltre 300 milioni d'euro. La nostra agenzia di ricerche, l'AUR, è infatti ottimista, perché noi stiamo facendo naturalmente degli approfondimenti e delle ricerche su questo e degli studi anche attraverso la nostra agenzia di ricerca, l'AUR, e l'impatto sull'Umbria è valutabile è intorno al 5% del PIL, e quel miliardo che io avevo detto già da qualche tempo che servirà all'Umbria per ripartire non è una cifra a caso, è quello che oggi anche grandi persone, cioè come Cottarelli e come altri economisti oggi ci dicono che è assolutamente verosimile, assolutamente quello di cui avrà bisogno la nostra regione. E tutto questo considerando una ripartenza a luglio, e io spero che questo accada, ma questa è quella variabile di cui parlava anche lei, direttore, che è legata un po' alla scienza, anzi sicuramente, certo, per capire se effettivamente siamo in grado di uscire dall'emergenza sanitaria. Perché vede, l'altro rischio è che uscire in modo improprio, utilizzo questo termine per far capire anche a chi ci ascolta che questi sacrifici di oggi possono avere un'importanza fondamentale per il domani, è che se si esce in modo improprio e in tempi troppo rapidi, diciamola così, il rischio di una ricaduta sarebbe devastante non solo per la salute delle nostre comunità ma per l'economia in particolare. E lei consideri che nella nostra regione il 50% delle aziende oggi sono chiuse e i lavoratori sono a casa, quindi la ripartenza deve essere valutata in tutti i suoi aspetti, ma noi su questo ci stiamo muovendo, lo abbiamo fatto con delle misure che già sono state approvate dalla Giunta e che andranno nella direzione del sostegno alle imprese, perché assolutamente c'è bisogno, io l'ho detto anche in altre circostanze, sicuramente della cassa integrazione guadagni, ma rispetto anche a quello che ha fatto il governo, l'Umbria ha fatto la propria parte, perché noi abbiamo messo a disposizione 21,4 milioni di euro, che in realtà questa cifra dell'Umbria, considerato quali sono i nostri bilanci e quali sono le risorse di una regione come la nostra, è quasi quanto ha messo oggi in campo per l'Umbria il governo, perché sulle iniziative del governo quello che è di spettanza dell'Umbria è intorno ai 30 milioni d'euro. Quindi voglio dire, lo sforzo è sicuramente importante. Naturalmente abbiamo fatto e adottato delle misure di rinvio di quelle che sono del bollo dell'auto, del tributo di scavo, cioè tutte quelle iniziative che erano le nostre facoltà e che abbiamo voluto da subito mettere in campo per le nostre imprese. Naturalmente stiamo lavorando e pensando al sostegno del reddito per gli autonomi, e specialmente per quella parte di che lo Stato non contempera e che magari si possono trovare in difficoltà. E poi l'altra fonte importantissima è la linea di liquidità per le nostre imprese, che devono essere messe in condizioni di pagare i fornitori e di pagare i dipendenti. Questo è fondamentale, certo, perché si riparte, cioè qui c'è stato un blocco totale improvviso, perché queste sono le misure giuste, perché necessarie. Però c'erano chi non ha lavorato ma deve comunque pagare i fornitori, e quando ricomincerà dovrà pagare i fornitori, deve pagare i dipendenti. Servirà, quindi, Presidente, su questo ci vuole un'attenzione. Servirà quel carburante che è la liquidità. No? Quel carburante che è la esatto, liquidità delle la liquidità imprese. E le garanzie. Perché i nostri imprenditori devono poter avere accesso al credito e noi dobbiamo dare quelle garanzie anche attraverso le nostre agenzie, penso a GEPAFIN, e dobbiamo essere in grado di poter sostenere questo. Certamente. E tutto questo fa parte di un sistema e di uno studio che non ci vede adesso concentrati solo sull'emergenza sanitaria,
perché nel contempo noi stiamo portando avanti tutte queste iniziative, stiamo facendo uno studio molto puntuale ed accurato proprio per essere pronti fin da subito a ripartire. Ecco, tra poco le chiederò, però, Presidente... Però poi ci sono dei temi che stiamo affrontando, sono dei temi, non so se sto prendendo troppo spazio, semmai lei mi interrompa, ma di analisi della nostra economia e di quello che sarà il domani, che non sarà uguale a ieri. Certamente. Perché oggi il domani sarà diverso da ieri. Sicuramente. Io la interrompo, ma perché non solo parliamo adesso anche con l'altro collega in linea, ma poi tra poco le voglio chiedere anche di questi tempi, se avete anche con gli altri presidenti delle regioni cominciato a ragionare su quali possano essere le tempistiche dopo il 13 di aprile. Ma intanto andiamo a Terni, Gigi Scardocci. Sì, Presidente, io volevo chiederle due pareri su in merito alle acciaierie. Il primo è un problema attuale, lei ha parlato giustamente della crisi del momento e se non si interviene subito c'è il rischio che poi questi strascichi si portino all'infinito con danni irreparabili. Allora, la prima questione è questa, l'AST è indiscutibilmente un'azienda strategica che pretende in questo momento di riaprire, di ripartire. Sindacati e lavoratori chiedono giustamente una tutela a 360 gradi circa la loro salute. Di fatto in questo momento tutto fermo. Che mi dice? La seconda domanda gliela faccio subito dopo. Sì, allora guardi, allora questa è una questione che tra l'altro sicuramente interessa l'AST, ma interessa anche altre aziende. Quelle cosiddette strategiche sono strategiche da vari punti di vista, non solo per la tipologia di produzione che fanno, sono strategiche per la nostra economia, per il lavoro, sono strategiche da più punti di vista. E qui sicuramente al primo posto va messa la salute dei lavoratori, ma credo che l'azienda su questo lo abbia già messo al primo posto e lo farà sicuramente. Dopodiché queste sono le questioni di cui abbiamo parlato anche al tavolo delle regioni questa sera, che non sono solo della nostra regione e di un'azienda, la ripartenza, perché alcune aziende cosiddette strategiche che operano sul mercato globale, dove ci sono altre aziende concorrenti che invece stanno lavorando, cioè il rischio che è stato evidenziato da più parti e che io in parte sostengo e condivido, è che poi se il tempo è troppo lungo e non c'è una ripartenza, oltre che a tutte le problematiche connesse comunque col mondo del lavoro, è quello della possibilità che altri si appropriino di quelle fette di mercato che sono strategiche, e quindi anche il mantenimento in vita di aziende così importanti per la nostra regione sicuramente una riflessione ce la deve far fare. Come ripeto, tutto sarà possibile nei modi e nei termini previsti anche dalla normativa vigente, mettendo al primo posto la tutela e la salute dei lavoratori, quindi dotandoli e seguendo sicuramente un protocollo che già è previsto, che è quello dei dispositivi di sicurezza individuali, del distanziamento e anche di altri accorgimenti che le aziende sono disponibili ad adottare e possono sicuramente adottare. Questo perché dobbiamo avere una visione che sia, come ripeto, equilibrata e non smetto di rimarcarlo, sicuramente la salute di chi lavora è al primo posto e poi viene il resto, però non possiamo non considerare anche il resto e quelle che possono essere le prospettive future. Ecco, lei ha giustamente affrontato il momento in queste sue parole, ma proiettando lo sguardo ben oltre. Mi ha aperto la strada in pratica alla mia seconda domanda, cioè in pratica i piani della multinazionale. C'è un po' di preoccupazione per la tenuta occupazionale, per la tenuta dei livelli produttivi. Ricordiamo che l'AST viaggia come obiettivo sul milione di tonnellate annui. Quest'anno non ce la farà assolutamente ad arrivare a questo e gran parte della materia prima, le cosiddette brame e così via, venivano prese proprio dai produttori asiatici, che in questo momento qualche problemino ce l'hanno decisamente come noi. Allora io le chiedo, non è anche finita questa grande emergenza, non è anche il momento
per cercare, non dico per portare, ma cercare, perché l'impresa è difficile, questa multinazionale al tavolo nazionale, governo, Regione Umbria, istituzioni locali, per cercare di capire dove va questa azienda, la TK Ast, secondo quale linea di indirizzo, in pratica precedendo quello che solitamente accade, perché l'Ast le decisioni le riceve per telefono, per fax o perché qualcuno va ad Essen a sentire che cosa vuole la casa madre e poi ovviamente è costretto ad attuarle qua. Io personalmente credo che lavorare in anticipo sia sempre meglio, come lei ha detto anche poco fa, per tutti gli altri settori, e sapere oggi dove vuole andare questa azienda, che ricordiamoci è la seconda per il PIL umbrio dopo la PAC 2000, dove va questa azienda è fondamentale sia per i livelli produttivi, ma anche e soprattutto per quelli occupazionali. Sì, sono assolutamente d'accordo. Sta parlando? Sì, sì, prego, prego. Ha finito? Ah, scusi. Sono assolutamente d'accordo, però... questa interlocuzione con l'azienda, così come con le rappresentanze sindacali, io l'ho avuta fin dal primo momento, ancora prima del blocco dovuto alla crisi sanitaria, insomma, del coronavirus. Sicuramente dobbiamo seguire questo percorso, però mi pare che all'orizzonte ci siano anche delle buone possibilità e buone prospettive per il mantenimento e anche l'implementazione del sito di Terni, anche all'esito di una vendita di un asset di questa multinazionale, e la possibilità di fare investimenti sul sito di Terni che possano in qualche modo garantire anche il percorso che sta facendo e quindi l'occupazione di tutta l'area del Ternano, che è sicuramente importantissima e strategica. Quindi io sto seguendo, ho seguito e devo dire che ho un'interlocuzione veramente con la realtà ternana che è stata sempre molto attenta da subito e anche continuativa. In questo momento sicuramente le mie attenzioni e il mio lavoro è parecchio concentrato sulla gestione dell'emergenza, ma lo sguardo sull'economia c'era prima e a maggior ragione adesso per le preoccupazioni che poi questo blocco ha generato e può generare. Per questo anche che facevo il ragionamento di prima, dobbiamo essere tutti molto equilibrati e ragionare in termini più ampi, cercando, come ripeto, di mettere in fila tutte le priorità, non sottovalutando il fatto che questa è un'azienda che non può perdere commesse, che non può perdere clienti e che anzi deve investire, come dai piani che ho avuto modo anche di poter in qualche modo conoscere, proprio sull'azienda di Terni. Ecco Presidente, io proprio su questo mi inserisco, mi ha fornito un po' un assist, avevo lasciato per strada questo tema, l'avevamo accennato con Italo Carmignani prima del collegamento con lei, ma parliamo comunque di imprese. Sappiamo che in questi giorni c'è stata prima l'annuncio, poi diciamo un freno per quanto riguarda ad esempio il coinvolgimento della sanità privata, di alcune strutture per quanto concerne il monitoraggio. Mercoledì se ne saprà di più, vedremo che cosa accade. Io le dico, in situazioni come queste, la posizione in generale di un'istituzione dovrebbe essere forse quella di lasciare da parte in qualche modo non solo le diatribe politiche, ma forse anche certi atteggiamenti ideologici e dire ci sono delle risorse in campo, c'è la sanità pubblica che ha la priorità, ma ci può essere anche energie che arrivano dal privato. Non è il caso di pensare a una sorta di task force e ovviamente con gli opportuni accorgimenti, con i paletti ben fissati dalle istituzioni, primis dalla Regione, definire questo percorso in modo che tutti possano davvero dare un contributo a uscire dall'emergenza. Lei che ne pensa? Ma guardi, io penso che l'interlocuzione c'è stata e da tempo che è aperta l'interlocuzione. C'è stata una prima richiesta di disponibilità
dei respiratori polmonari quando ho visto che non arrivavano dal governo centrale, quindi dovevo mettere in campo tutto ciò che era possibile ottenere per implementare quei posti di terapia intensiva che abbiamo ricavato attraverso la realizzazione di reparti dedicati negli ospedali, di ospedali dedicati alla cura del Covid-19, di tutta una serie di iniziative. E questo c'è stata una risposta, c'è stato un tavolo che si è aperto. Noi naturalmente abbiamo sta gestendo la situazione il nostro sistema sanitario proprio per contemperare e vedere come si può essere di ausilio in un momento come questo. Noi siamo pubblico, lo facciamo seguendo naturalmente un percorso che è quello giusto e quello corretto e coerente che deve essere seguito. Devo dire, dare atto alla sanità privata che si è dichiarata subito disponibile e lo ha fatto anche mettendo a disposizione qualcuno di strutture per rendere possibile per esempio il ricovero di quei pazienti che non avevano più bisogno dell'ospedale. Che dovevano continuare a fare una quarantena perché magari pur essendo sulla strada della guarigione dovevano essere sottoposti al secondo tampone negativo. Una struttura utilizzata fino a poco tempo fa è stata messa a disposizione. Tutto questo lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto di concerto con il tavolo allargato, quello con la nostra prefettura. Cioè, voglio dire, c'è un coordinamento che è fatto di tante situazioni e di tante figure che si mettono insieme per affrontare un'emergenza, perché questa è l'emergenza. Quindi nessun problema, perché la sanità privata è stata ed è di aiuto in tempi normali. Lo può essere, lo è in questo momento che siamo in tempi di emergenza. Dopodiché, certo, io ho cercato in questo momento di riorganizzare e di dare risposte con la sanità pubblica, anche perché vede, la nostra sanità pubblica è un altro degli obiettivi della ripartenza di questa amministrazione regionale. Noi dobbiamo andare a recuperare delle situazioni che sicuramente non possiamo pensare di trascurare. Noi dobbiamo tornare a fare in modo che la nostra sanità sia una sanità di eccellenza che vada a intercettare anche richieste di sanità che vengono dalle altre regioni. Certo. Perché vede, non lo siamo più quella sanità attrattiva che alcuni anni fa era la regione dell'Umbria, sì, la sanità. Sappiamo che sono cresciute le spese per i cosiddetti flussi passivi, no? Gli umbri che vanno a curarsi fuori, esatto, regione. Esatto. Sono cresciute. I dati del 2018 che proprio nell'ultima conferenza Stato-Regioni sono stati nelle sedi proprie dove abbiamo fatto i riparti e tutta una serie di questioni che attengono la sanità, dovuto evidenziare, evidenziato. E questa sanità passiva in uscita comporta una spesa di oltre 12 milioni d'euro. Noi, utilizzando anche le esperienze che stiamo facendo in questa emergenza sanitaria, dobbiamo mettere a frutto tutto ciò che oggi siamo riusciti a fare in condizioni di emergenza per far crescere la nostra sanità in qualità e in servizi, e dobbiamo fare del nostro servizio sanitario veramente un'eccellenza, dei nostri ospedali, perché questo può esserci e può avvenire. Certamente. Di concerto con l'università, lo sa che abbiamo fatto questo protocollo e stiamo andando avanti insieme prendendo le decisioni che sono nella stessa indirizzo e nella stessa direzione con il rettore, che è quello veramente di far ritornare il nostro sistema sanitario regionale e le nostre aziende ospedaliere ad essere attrattive. Certamente. E questo avrà una ripercussione anche in termini economici importantissima, quindi non è un settore sì, che dobbiamo solo attenzionare oggi. Si sta inserendo Italo Carmignani per una domanda, gli lasciamo la parola, poi avremo una tabella da vedere per il finale con la Presidente. Vai Italo. Scusata. Mi scusi tanto dicevo questo, chiaramente la fase 2 riprevede anche che le aziende sanitarie diventino aziende appunto attrattive e queste. Questo vorrà dire anche che
dobbiamo fare delle economie, cioè per esempio dobbiamo cominciare a tagliare le aziende sanitarie, dobbiamo razionalizzare questo sistema per renderlo più efficiente, più efficace, ma soprattutto per renderlo meno dispersivo dal punto di vista economico. E questa è la prima cosa che volevo sapere, se ci sarà un'idea di riorganizzazione. L'altra cosa invece che mi preme di sapere è se per caso, visto che grazie al cielo forse serviranno meno terapie intensive, se ancora l'ospedale da campo di cui si era diciamo ipotizzato il progetto resta ancora una ipotesi estrema. Queste due domande, scusate se mi sono inserito. Sentiamo la Presidente. Allora, sulla prima domanda, non sempre per fare tutto questo e per rendere una sanità attrattiva bisogna fare i tagli, no? Perché poi i tagli portano quello che a volte, no, si è visto in questa situazione di emergenza, quindi quello che occorre per una buona sanità bisogna sicuramente averlo. Sicuramente la sanità umbra andrà riorganizzata e c'è un'idea di riorganizzazione che, come ripeto, porterò avanti insieme ad un comitato che comunque ha un gruppo di lavoro che vedrà coinvolta anche la nostra università. Però vede, io ritengo un'altra cosa fondamentale. Al di là dei tagli, se noi alziamo la qualità, e allora a quel punto non c'è bisogno di tagli, perché di questo potrà beneficiare la popolazione umbra e anche, come dicevo prima, tornare ad essere attrattivi, e se si è attrattivi evidentemente c'è un risvolto economico di non poco conto. E siccome queste due cose vanno a braccetto, se riusciamo a fare questo veramente sarebbe una cosa molto molto importante per questa regione. Ecco Presidente, le faccio l'ospedale da campo, velocissimo. L'ospedale da campo è una cosa che sicuramente abbiamo preso in considerazione, come hanno fatto altre regioni, perché in casi, in momenti di emergenza lì è il punto dolente, perché noi ci siamo fatti carico di ospitare anche qualcuno che veniva da fuori e comunque non è finita l'emergenza, attenzione, perché questi picchi non è che sono così definiti, non è che noi attualmente stiamo nella curva discendente. E quindi non bisogna, e tant'è vero, approfitto di questa sua trasmissione per dire a tutti: attenzione, siamo seri, rimaniamo a casa, perché non c'è niente di cui ancora possiamo ritenerci di essere fuori. Però l'ospedale da campo è una cosa importante, perché vede, io l'ho detto questa sera anche alla conferenza che abbiamo avuto con il Presidente Conte. Noi in realtà di emergenze in questo momento ne stiamo affrontando contemporaneamente tre. Quella economica e della disoccupazione e della situazione della nostra regione, che ci avevamo già da prima, perché non è che il coronavirus quella l'aveva cancellata. Certo. Due, il sisma, la ripresa di quelle aree e quindi l'emergenza anche lì della ricostruzione. Non se ne parla più. E poi più, ma c'è l'emergenza sanitaria. Certo. Ecco, qualcuno non ne parla più, ma io la sto attenzionando anche questa, non a caso l'ultima riunione, sempre in videoconferenza con il nuovo commissario Legnini, c'è stata due giorni fa, con due nuove ordinanze che permetteranno adesso di sbloccare delle risorse in favore dei professionisti, e avremo possibilità di implementare le assunzioni di personale per rendere più veloce anche la macchina delle disamine delle varie pratiche e quindi delle procedure. Quindi non stiamo fermi, la regione va avanti su tutto, e questo è il grande lavoro che a volte forse non appare fuori, ma che stiamo facendo. E quindi, tornando all'ospedale da campo, magari riuscire ad averlo, perché quello sarebbe della protezione civile, può essere utile oggi in questo momento, può essere utile domani per qualsiasi altra emergenza. Quelle sono strutture che si possono montare in 24-48 ore, che si possono spostare in posti diversi, che devono essere autonome per dare un servizio vero e che possono essere di ausilio, perché no, anche ad altre regioni che ne possono avere bisogno, perché lo spirito di solidarietà non ci abbandona. Noi siamo una terra
solidale, che sa rimboccarsi le maniche, che sa fare squadra come stiamo dimostrando in questo momento, e lo faremo, ma siamo anche, vogliamo essere di aiuto a chi ne ha bisogno, perché no? Certamente. Quindi magari fosse, non è un'idea peregrina, è una bella idea, vediamo se riusciamo, non so adesso al momento farle altre comunicazioni al riguardo. Ecco, se le faccio vedere, le faccio vedere una tabella per, prima di salutarci, Presidente, perché è stato profilato da uno studio che è stato reso noto nei giorni scorsi un'ipotesi di calendario di uscita, ma lei giustamente ha detto qui i picchi continuano anche oggi, 47 contagi, insomma ieri erano stati 33, ovviamente l'aumento dei tamponi porta anche a un aumento dei positivi, ma questa tabella, ecco, si può vedere l'ipotesi di uscita o almeno di arrivo allo zero dei contagi tra le varie regioni, e come vediamo l'Umbria, se non è in pole position, poco ci manca. Addirittura viene calendarizzato lo studio di qualche giorno fa al 7 aprile, quindi parliamo addirittura di martedì prossimo, forse un po' troppo ottimistica. L'ultima regione sarebbe la Toscana al 5 di maggio. Questo diciamo è quello che dicono alcuni studi, poi vedremo se la realtà, basta aspettare martedì prossimo, sarà questa. Ma a prescindere da questo, Presidente, avete parlato di date anche col Premier Conte? Oggi, insieme agli altri presidenti delle regioni, cioè c'è, oggi Borrelli ha detto bisognerà sicuramente aspettare il primo maggio, saltare il ponte, forse la fase 2 partire dal 16 maggio. Ecco, con gli altri presidenti e col Premier avete fatto date, avete buttato sul tavolo qualche orizzonte temporale? Allora, guardi, no, devo dire che è stato ribadito il concetto che questa decisione e queste riaperture, che pure saranno graduali secondo anche le condizioni e le circostanze, avverranno nei tempi e nei modi in cui il comitato scientifico dirà che questo sarà possibile, poi la politica che sceglie naturalmente, però credo che non si possa prescindere da questo dato. Il grafico che mi sta facendo vedere, quella tabella, sicuramente sarebbe una cosa molto bella, però io sono pragmatica e oggi è il 3 di aprile e non mi pare che ci siano le condizioni per dire e parlare del 7 di aprile. Quindi invito ancora tutti a, come ripeto, ad essere attenti, a non uscire se non per le condizioni emotivi urgenti e di necessità che sono stati a lungo elencati. E veramente teniamo duro, perché forse non sarà il 7, ma se siamo bravi e se qualcuno e se ci aiutano, forse riusciremo, insomma, no, a contenere, a uscire in tempi non così lunghi, anche se ritengo che questa uscita e queste decisioni avranno anche una valenza nazionale, come giusto che sia, perché l'uniformità di comportamenti a livello nazionale è stata utile a un certo punto e lo sarà anche per determinare l'uscita dalla fase emergenziale. Presidente, io la ringrazio per questo collegamento, per questo spazio. L'abbiamo in qualche modo quasi sottratta dal summit con gli altri presidenti, ovviamente si era concluso poco dopo le 21 quando siamo andati in diretta, e quindi la sua disponibilità veramente è importante da sottolineare, anche per poter dare messaggi significativi a chi ci ascolta. Un grazie a Italo Carmignani, il messaggero Umbria. Domani, grazie a voi, leggeremo ovviamente le varie sfaccettature legate al coronavirus e non solo, perché poi i temi sono tanti. Sì, è un giornale di novità, un giornale di interviste, avremo diverse cose da leggere, da far leggere, soprattutto partendo dalle parole anche della Presidente. Bene, grazie Italo Carmignani, buon lavoro. Un saluto anche a Gigi Scardocci da Terni. Grazie Gigi per essere stato con noi. Grazie a voi, in bocca al lupo, Presidente. Buona serata. Grazie, grazie a voi tutti e un saluto cordiale veramente a tutto il popolo umbro, che sta dimostrando grande serietà. Io confido veramente in loro per questo aiuto, è quello che mi serve, il loro di sostegno. Grazie.
Grazie Presidente, buon proseguimento. Noi però non ci fermiamo qui, c'è la pubblicità, tra poco parliamo, ripartiamo da quella slide ovviamente vuole essere un po' provocatoria. Rischio deserto, beh, parleremo di commercio, di artigianato, lo faremo con l'assessore regionale Fioroni, lo faremo con il presidente di Confcommercio Mencaroni, con il direttore regionale di CNA Gianangeli, che sarà con noi tra l'altro in studio e nei altri casi in collegamento. Pubblicità e tra poco apriamo il nuovo capitolo di questa 26ª puntata di Numbri. Buonasera e dunque siamo ritrovati con la terza parte di questa nostra 26ª puntata. Apriamo il capitolo specifico dedicato al mondo delle imprese. Lo avevamo annunciato, l'assessore Michele Fioroni è collegato con noi. Buonasera assessore. Buonasera, buonasera. Grazie per essere con noi, assessore regionale allo sviluppo economico. Accanto, o meglio, virtualmente accanto a lui, salutiamo, collegato sempre via Skype, il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a tutti voi. E invece accanto davvero, fisicamente a noi, salutiamo il direttore regionale di CNA, Roberto Gianangeli, nei nostri studi. Grazie per averci raggiunto. Buonasera. Buonasera a voi. Quindi parleremo di commercio, di artigianato, ma cominciamo con l'assessore regionale, con Fioroni. Partiamo proprio dall'alto, da un punto molto alto, Fioroni. Mario Draghi ha scritto che la priorità è evitare che la gente perda lavoro. Domanda delle domande, come si fa? E nel nostro piccolo in Umbria che cosa si sta pensando di fare? Allora, innanzitutto noi partiamo dal presupposto che ci stiamo trovando di fronte a quella che universalmente gli economisti stanno considerando come la più grande crisi dal dopoguerra, con l'eccezione della crisi del 2008-2009, che però fu una crisi di origine finanziaria. Questa crisi è una crisi che invece impatta il sistema dell'economia reale, e quello che dice Mario Draghi è sacrosanto, nella misura in cui il problema della tenuta dell'economia, tanto per brutalizzare il concetto, ridurre al minimo anche il livello dei fallimenti è fondamentale, perché noi di fatto oggi ci troviamo di fronte, da un lato, a una contrazione drammatica della domanda per i motivi che sappiamo, perché spesso anche il sistema di offerta si è interrotto, sia sui beni di consumo, sui beni di consumo durevole, che saranno quelli che hanno l'impatto maggiore, ma anche sui semilavorati, prodotti intermedi. Il rischio è che questo effetto, ci possa essere un effetto di rimbalzo, nella misura in cui se falliranno le aziende, quindi verranno persi i posti di lavoro, ci sarà un'ulteriore contrazione della capacità di spesa, che abbinata a una naturale propensione, chi lo può fare, di risparmiare di più, si tradurrà anche in minore domanda. Quindi questo è un circolo vizioso che può avere un impatto drammatico sulle nostre economie, e quindi la necessità di mettere in campo, questo soprattutto da parte del governo, poi diremo un po' su quali piani stiamo ragionando come regione, degli interventi che riguardano dal lato la tenuta del sistema imprenditoriale, in modo particolare facendo fronte alla necessità di finanziare l'esigenza di liquidità delle imprese, quindi di utilizzare strumenti di finanza di breve termine che vadano a sostituirsi al capitale circolante delle imprese, dall'altro anche, e questo sarà importante, l'intervento governativo sull'intervento del credito, è dove in questo momento stiamo concentrando maggiormente la riflessione, tenendo conto che oggi arrivano ad esempio notizie, ipotesi, che sembra che il governo voglia mettere una garanzia diretta, quindi anche qui dobbiamo capire bene. Però l'altro punto di intervento su cui il governo dovrà intervenire in maniera forte è il sostegno dei redditi. In parte è stata fatta con la cassa integrazione, perché questa chiaramente libera liquidità, soddisfa il bisogno di liquidità delle imprese, ma soddisfa anche la necessità di mantenere nelle famiglie una capacità di spesa. Ecco. Cosa sta facendo l'Umbria? Sì, prego. Sì. Prego, prego, mi dica. Cosa stiamo facendo? Ma noi siamo anche confrontati con gli assessori con cui abbiamo un rapporto continuo, quelli delle regioni anche più veloci da un punto di vista produttivo, mi riferisco al Veneto, ragioniamo con i colleghi del Piemonte ad esempio. C'è una criticità, è quella di non poter sbagliare la misura degli interventi regionali, che si quantificano fra risorse che destiniamo al credito. Noi abbiamo ipotizzato circa 40-50 milioni di risorse da investire sul sistema del credito, sia risorse che dobbiamo dare in supporto
a categorie che andremo a definire, teniamo conto che dobbiamo capire bene l'entità della misura del credito, della manovra, del famoso decreto di aprile che aspettiamo tutti con ansia per capire dove è intervenuto il governo, cosa magari è rimasto scoperto, dove possiamo andare in complementarità, tenendo conto che se noi oggi facciamo un parallelismo, ad esempio con quanto messo in campo dagli Stati Uniti, che hanno tutta la particolarità di emettere moneta, di avere una banca centrale, tutti gli elementi che vogliamo, ma gli interventi che sono stati messi in campo dagli Stati Uniti sono, valutabili in una misura di un nono rispetto al PIL, quindi un nono di risorse, di valore del PIL messo come risorse anticrisi a fronte ad oggi ancora di un settantesimo dell'Italia. Poi gli economisti sostengono che questo un settantesimo teoricamente, che sono i famosi 25 miliardi, andrebbero ad attivare circa 350 miliardi di investimenti, chiaramente sono, però questo da è tutto da vedere, insomma, perché è tutto da verificare. Di certo ci sono i 25 miliardi che sono solo un primo passo. Adesso sentiamo però il mondo del commercio e dell'artigianato, che cosa si aspettano, che cosa chiedono e di cosa hanno bisogno. Parliamo di interi settori che in questo momento non è che hanno un calo, hanno un azzeramento del fatturato e chissà fino a quando. Penso ad esempio, guardando il presidente Mencaroni, al turismo. Presidente, di cosa ha bisogno l'immensa galassia del commercio che le rappresenta, che potrebbe avere tanti capitoli su cui parlare? Purtroppo i tempi televisivi non ci consentono di spaziare su tutti, ma intanto lei ci sintetizzi. C'è l'assessore regionale, voi avete un'interlocuzione, ma insomma in TV è il luogo dove poter chiedere e magari assumere anche impegni. Lei che si sente di dire? Bene, grazie di nuovo per l'invito e buonasera a tutti, e buonasera anche all'assessore Fioroni e al dottor Roberto. Buonasera. Ecco, la cosa che volevo dire, la prima cosa che serve a tutti è quello della salute, e quindi anche l'imprenditore deve essere in salute, perché se poi chiaramente manca la salute, a quel punto è finita anche l'impresa. Ecco, quindi direi la prima cosa, come ha detto anche la Presidente, ci ha ricordato, è sicuramente quello. Passatemi poi questa battuta, cioè è uscito il decreto Cura Italia, è vero che stiamo aspettando adesso il secondo decreto di aprile, però direi che è un decreto cura a parte dell'Italia, perché c'è una parte che non viene curata minimamente, e uno di questi è sicuramente l'imprenditore. Poi parleremo perché naturalmente gli imprenditori non vengono visti sotto questa luce, ma c'è il tema per esempio anche dei lavoratori, sempre i lavoratori, quelli che lavorano a chiamata, e a volte sono anche piuttosto consistenti come numero, non vengono toccati minimamente. Oppure c'è il tema degli stagionali atipici, che sono quelli specialmente in tutta l'area del lago Trasimeno, ma ci sono anche su altre aree dell'Umbria. Questi diciamo sono temi fondamentali. Ma oggi qual è l'impellenza maggiore oltre la salute? Uno è quello della liquidità, e noi dobbiamo arrivare prima degli usurai. Se noi non arriviamo con il sistema del credito, con le banche, con la regione, con i consorzi fidi, il mondo associativo, tutto quel che vogliamo, prima che naturalmente ci siano infiltrazioni malavitose nella nostra regione, noi dobbiamo mettere in condizioni l'impresa, micro o più grande, di poter naturalmente onorare quello che sono i pagamenti da effettuare. Perché avere liquidità vuol dire circolare, far circolare la moneta e far naturalmente rimettere in salute anche tutta la filiera della produzione, dei servizi, appunto del mondo dell'artigianato, del manifatturiero, dei trasporti o tutto quello che noi vogliamo. Quindi credo sia fondamentale, la prima cosa è il tema della liquidità, ma anche questo ci vuole la tempestività, perché abbiamo parlato più volte quando si parla, e abbiamo visto che già è stato fatto un buon lavoro da parte delle banche e del governo, ma in particolar modo delle banche, quando si dice che vengono mantenuti tutti gli affidamenti nei confronti delle imprese fino al 30 settembre, ma recuperati anche i tassi e lasciando naturalmente l'intero importo per i quali l'impresa era stato accordato il finanziamento. Questo è già un passaggio fondamentale, ma se noi dovremmo continuare a tenere chiuso e i flussi di cassa non ci sono per molti, ma anche per quei pochi che possono essere aperti, ma io mi riferisco non solo al discorso degli alberghi, ma mi riferisco ai ristoranti, mi riferisco ai bar, mi riferisco ai negozianti, rimango nel mio chiaramente, perché certo, poi le altre cose
ne parleranno gli altri rappresentanti, ma siamo tutti in una barca molto simile, anche se noi sicuramente con i nostri settori siamo in prima linea, con il turismo e quindi tutto quello che è legato al turismo. Se noi non abbiamo la liquidità e ci continuano a dire che ci spostano i pagamenti al 30 aprile o al 31 maggio o al 30 giugno, siamo nella pura follia, quando noi sappiamo che non, oggi non c'è indicazione su quando potremo riaprire, ma ammesso anche che si possa riaprire in tempi decenti, non è che noi avremo una ripresa economica immediata dove noi potremo ottenere dei risultati eclatanti, capito? Quindi su questo sicuramente non avremo una ripresa dei flussi di cassa. Certamente. I flussi di cassa saranno molto lenti. È chiarissimo. Per cui la liquidità che ci deve essere concessa è una liquidità a lunga restituzione. Certo. E qui Presidente, la interrompo un attimo. Tra l'altro Confcommercio proprio oggi ha emanato un comunicato nel quale richiamava un esempio, quello di Todi, nel quale proprio sono state proposte, poi deve essere approvata ancora, ma è stato proposto proprio l'azzeramento in qualche modo, almeno per il 2020, di queste imposte. È ovvio, un conto è un comune, un conto è la regione, poi la regione ha anche altre competenze. Vuole rispondere Fioroni, poi sentiamo anche il mondo dell'artigianato. Prego. Sì, c'è una consapevolezza del fatto che tutti gli studi ci dicono che il turismo è il settore più gravemente colpito, anche perché quello già colpito in anticipo quando l'epidemia era un fenomeno solo cinese, ma ci sono stati contraccolpi di tutto il turismo cinese che veniva in Umbria, che ha mandato disdette che andavano oltre anche l'orizzonte temporale di riferimento del fenomeno locale di Wuhan in Cina, ma soprattutto è quello che era il ciclo della crisi più lunga, perché gli spostamenti internazionali, la gente riprenderà a muoversi molto più là, quindi si ipotizzano riprese nel secondo semestre del 2001, questo significa che quelle esigenze 2021. Quelle esigenze di liquidità a cui faceva riferimento il Presidente saranno sicuramente maggiori nel settore del turismo. Leggevo oggi un po' di stampa che comunque il nuovo decreto sembra che dovrebbe prendere misure a supporto del turismo, anche perché stiamo attenti, due aspetti: il turismo ha un impatto diretto anche sulla domanda, perché comunque tutta la spesa dei turisti che vengono in Italia impatta sulla domanda, ha un impatto diretto sull'artigianato, quindi non è solo il discorso dell'hotelleria, dei ristoranti, del food, ma tutta l'industria del turismo, da uno studio condotto da McKinsey, avrà una riduzione anche negativa, arriverà anche negativa dell'EBITDA. L'EBITDA sappiamo che è il valore su cui di fatto si valutano i settori e le aziende, e già è un settore che in ambito turistico è più basso, molto più basso di altri settori, un quasi azzeramento se non a livello negativo vuol dire uscita dal mercato di alcuni operatori. Questo sarebbe, è ovviamente qualcosa da evitare, anche perché il rilancio della nostra regione, non a caso in quella famosa rimodulazione a cui faceva riferimento la Presidente Tesei, noi abbiamo spostato risorse da quelli che sono investimenti di lungo periodo che oggi l'impresa non fanno perché hanno necessità di finanziare il circolante, poi parleremo di ripresa successivamente, certo, per cercare di spostarli proprio in maniera diretta sul turismo, che avevamo subito intuito fosse il settore maggiormente colpito da questa crisi. Sono tanti i pazienti malati. Certamente. A differenza del virus che tende a colpire più alcune fasce d'età, purtroppo il virus è molto più trasversale nei settori dell'economia. Uno di questi settori, Assessore, l'artigianato, lei l'ha detto giustamente, in questa trasversalità i cali turistici poi si ripercuotono anche sull'artigianato, ma il problema non è solo il calo turistico. Gianangeli, quali sono le necessità, le impellenze, la situazione più preoccupante, gli aspetti più preoccupanti del vostro mondo, anche qui un mondo molto variegato, molto ampio? Sì, condividiamo le preoccupazioni per quanto riguarda il turismo, perché una parte importante dell'artigianato è sicuramente legato al turismo. Se non funziona il turismo, ad esempio, non funziona il trasporto persone, è più difficile vendere i prodotti dell'artigianato artistico e così via.
C'è un'altra parte molto importante che è artigianato ma anche piccola industria che è legata alle esportazioni. Il calo delle esportazioni per noi è il problema più grave che pagheremo nel corso non solo dei prossimi mesi ma dei prossimi anni, perché perdendo clienti sul mercato internazionale in questi mesi poi sarà difficile andarli a recuperare successivamente. Quindi se dovessi dire qual è la priorità, la potrei sintetizzare così: ripartire al più presto, ripartire però in sicurezza, perché è meglio ripartire qualche giorno dopo, ma è necessario ripartire avendo la sicurezza che il calo l'eliminazione totale del contagio è certa, e soprattutto definire tutte le misure e gli strumenti che ci possono essere utili per evitare eventuali code lunghe o picchi successivi. Poi viene tutto il resto, certo. Perché noi partecipiamo attivamente alla discussione a livello nazionale ma soprattutto a livello regionale. Con l'assessore Fioroni ci sentiamo spesso, ci confrontiamo spesso, ma con tutte anche con altri assessori, funzionari della regione, quindi si stanno cercando di costruire strumenti che possano essere utili per facilitare l'accesso alla liquidità delle imprese. Si è fatto un ottimo lavoro sulla cassa integrazione in deroga, dove già la regione dell'Umbria, poi lo dirà l'assessore, ha già destinato delle risorse aggiuntive rispetto a quelle ripartite dal governo con l'ultimo decreto, per cui si sta facendo un lavoro importante per rispondere a delle necessità impellenti che sono emerse a seguito del contagio. Però se noi non ripartiamo, qualsiasi misura sarà insufficiente per rispondere alle esigenze delle imprese. Facevamo solo un calcolo oggi sulla liquidità che servirebbe per raggiungere quei livelli che sono stati indicati ieri da Gualtieri. Ieri il ministro Gualtieri ha parlato di finanziamenti per tutte le imprese, poi ha precisato e ha parlato solo di grandi imprese, ma il ragionamento che ha fatto è finanziamenti per tutte le imprese fino al 25% del fatturato. Ecco, la somma del fatturato delle imprese italiane sta intorno ai 3.000 miliardi, quindi il 25% significherebbe 750 miliardi. Diciamo che il 25 miliardi di adesso sono mezzo. No, 750 mezzo miliardi, passo. Ma anche se volesse garantire l'accesso a nuovi finanziamenti per 750 miliardi erogati dalle banche, un po' le banche non riuscirebbero a erogarli, certo. E soprattutto servirebbe una garanzia da parte dello Stato attraverso il Fondo Centrale, la Cassa Depositi e Prestiti, di almeno 100 miliardi. No, diciamo che parliamo di cifre fantascientifiche che stanno fuori dalla nostra portata per tutte le motivazioni che sappiamo. Vorrei tornare però all'inizio al quesito che ha posto all'assessore su Draghi. Noi siamo d'accordo sulla necessità di spostare una parte del debito privato sul pubblico, come ha detto Draghi, quindi poi lì è partito, si è rafforzato anche il discorso legato ai corona bond e quanto altro. Siamo d'accordo, è certo che un pezzo di strada la dobbiamo fare come sistema paese, non possiamo salvarci, certo. Solo grazie al sostegno e anche a progetti di sviluppo europei fatti insieme agli altri paesi. Certamente un pezzo di strada va fatta in maniera autonoma, e questo pezzo di strada ha cominciato a farla anche la regione, lo accennava Gianangeli, sì. Intervenendo sulla cassa integrazione. Vogliamo ricordare anche la tempistica, assessore, se può darci indicazioni, perché è di oggi, sì. L'uscita, io le dico, poi lei può smentire se vuole, l'ufficio stampa del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro proprio oggi ha detto che ci sono ancora 10 regioni italiane che, diciamo, per intoppi burocratici o trattative con le parti sociali non hanno fatto partire la cassa integrazione. In queste 10 c'è indicata anche l'Umbria, è così?
No, è totalmente sbagliato perché siamo stati. Vabbè, smentiamo i consulenti del lavoro almeno. Possono confermare Giorgio Mencaroni e Roberto Giannangeli che siamo stati tra i primi a siglare l'accordo fra le parti datoriali e le sigle sindacali. Siamo stati fra i primi a attivare la gestione delle domande, quindi sicuramente quello lì è un comunicato che c'è un errore di fondo, anche perché, come diceva Giannangeli, non solo siamo stati veloci, ma abbiamo già preso una delibera in cui aggiungiamo, chiediamo la possibilità all'INPS di utilizzare quelle risorse che sono residue dai precedenti ammortizzatori sociali, che sono risorse dell'INPS, non sono risorse regionali, che però vengono destinate agli ammortizzatori sociali in Umbria, perché comunque già l'erogazione della cassa integrazione sta andando in maniera piuttosto veloce. Volevo aggiungere una cosa importante a quello che diceva prima Roberto Giannangeli sul tema delle esportazioni e l'internazionalizzazione. Purtroppo la vera criticità è che verranno frenate anche quelle aziende che avevano trainato un po' soprattutto il comparto manifatturiero umbro, quelle più export orientate, dove la contrazione delle vendite paradossalmente sarà maggiore rispetto alla contrazione dei mercati di sbocco. Questo che cosa vuol dire? Che ci sarà, c'è un grande rischio sostituzione lungo le filiere di supply chain per un sistema imprenditoriale manifatturiero che è più fragile di altre regioni, perché comunque l'Umbria è un paese è una regione in cui c'è un'industria prevalentemente di subfornitura. Sono poche le filiere che vengono integrate in Umbria, sono poche le filiere che integrano materie prime e prodotto finito in Umbria, ma risentono sia della interruzione dei mercati di approvvigionamento, in quanto materie prime e componenti vengono spesso da altre regioni e ancor più spesso da altre parti del mondo, sia anche dell'effetto di sostituzione o riduzione degli ordinativi. Pensate, il turismo, la riduzione del trasporto aereo avrà un effetto congiunturale estremamente preoccupante per tutto il nostro comparto dell'aerospace, perché ci sarà una minore domanda da parte delle compagnie aeree di aeroveicoli, quindi minore componentistica, ma tutte anche le filiere che erano le filiere nobili dell'Umbria, quelle dell'automotive, risentiranno di quella che è la contrazione della domanda di beni di consumo durevoli, tanto che per capirsi si venderanno molte meno automobili, il settore dell'automotive sarà uno di quelli messi più in crisi, e in Umbria ci sono tante aziende che fanno componentistica, prodotti intermedi per l'automotive. Quindi noi siamo più esposti, quindi anche in una logica di prospettiva nell'Umbria che dovremmo ripensare, noi dovremmo cercare di valorizzare l'integrazione delle filiere nel territorio, essere bravi a intercettare, perché come ci diceva la Presidente, lo scenario che avremo dopo rimetterà in discussione anche tanti fondamentali della recente economia. Se era stata prevalente la tendenza ad esempio a delocalizzare produzioni, soprattutto nell'est asiatico, oggi molte produzioni verranno reinternalizzate nei territori, perché si capisce l'importanza di non arrivare a delle rotture delle produzioni che frenano gli approvvigionamenti e quindi che portano le aziende, oltre al lockdown forzato, c'è anche un lockdown che è determinato dalla mancanza di approvvigionamenti. Lockdown degli altri, verrebbe da dire. Degli altri. E soprattutto questa sarebbe una conseguenza sotto certi aspetti positiva, il fatto di rivedere dalle nostre parti certe produzioni. Quello sì, però intanto non abbiamo aziende che magari vengono sostituite, come diceva Roberto Giannangeli, sui mercati internazionali da altri fornitori, magari da paesi che hanno attivato il lockdown più tardi. Certo. Ribadisco, scusate perché devo fare anche un plauso agli uffici regionali che hanno lavorato con molta efficacia, spero che lo confermino sia Giannangeli che Giorgio Mencaroni, che l'Umbria è stata fra le prime regioni a partire con la cassa integrazione e siamo stati un discreto modello virtuoso anche di coesione e armonia fra le parti sociali. Allora, diciamo che domani c'è lavoro per l'ufficio stampa della regione che dovrà smentire questo lancio dei consulenti del lavoro, almeno è un input per l'impegno già per domani, ma ovviamente non possiamo che salutare positivamente, come conferma anche Giannangeli, lo diceva prima, il fatto che in Umbria si sia partiti per tempo da questo punto di vista. Poi andiamo in pubblicità. Sì, noi sappiamo, poi questo lo riconfermerà l'assessore, ma che questa prima fase si è chiusa velocemente, quindi intorno al
22-23 marzo era già chiusa e le domande sono partite regolarmente all'inizio di questa settimana, mi sembra il 1° aprile, se non vorrei sbagliarmi, quindi tra le prime regioni a livello nazionale. Si sta lavorando anche per modificare la programmazione del Fondo Sociale Europeo, per cui probabilmente a sostegno della Cassa Integrazione ci verranno aggiunte altre risorse, per cui su questo versante si sta facendo un ottimo lavoro. Adesso noi confidiamo nel fatto che si faccia un ottimo lavoro anche sulla parte relativa all'accesso alla liquidità, perché la stima che facciamo noi, e vorremmo essere smentiti, non lo saremo però molto probabilmente, non lo siamo stati negli anni passati, che le imprese che avranno più difficoltà nell'accedere al credito saranno quelle più piccole, cioè quelle sotto a 10 addetti, e purtroppo in Umbria sono il 95% delle imprese, per cui vedremo. Sicuramente tante imprese in crisi, piccole, medie e grandi, ma le microimprese saranno quelle che saranno falcidiate di più, visti anche i numeri rappresentando il 95%, per cui noi confidiamo sulla Regione per fare un ottimo lavoro nel corso dei prossimi giorni, perché stiamo aspettando il decreto del governo sulla liquidità, ma dopo confidiamo sul fatto che vengano subito approntati strumenti a livello regionale, perché saremmo sicuramente tagliati fuori come un pezzo del mondo della piccola impresa non sarà ricompreso tra le misure previste dal governo, perché tra le righe già sul Cura Italia il Cura Italia già aveva fatto delle modifiche sul funzionamento del fondo centrale, ampliando i campi di intervento. Adesso tecnicamente non affronto la materia, però già facendo una valutazione su quello che è stato previsto nel decreto del 17, la stima nostra era che il 30-40% delle imprese umbre sarebbe restavano comunque stato fuori dai provvedimenti presi. Speriamo che aprile smentisca marzo. Ecco, assessore, ripartiamo da lei. La fermo un attimo perché abbiamo la pubblicità, ci faccia fatturare. Poi io i numeri sulla Cassa Integrazione. Assolutamente, ripartiamo da lei. Tra l'altro le aspettative, poi lo dirò alla fine, una piccola parentesi anche che riguarda il nostro mondo, quello radiotelevisivo, le aspettative per il decreto di aprile ci sono anche da parte di chi lavora nel nostro settore, perché per ora a marzo il governo del mondo radiotelevisivo, che sta lavorando anche in emergenza e sta garantendo l'informazione tutti i giorni, per ora non si è accorto. Speriamo, qualcuno sta muovendosi per far sì che ad aprile non sia così, speriamo non sia così. Pubblicità e tra poco siamo di nuovo insieme. Torniamo per quest'ultima parte di puntata insieme, siamo collegati con l'assessore regionale Fioroni, con Roberto Gianangeli qui in studio, con Giorgio Mencaroni in collegamento, ma io ripartirei da una grafica, da una tabella che è stata pubblicata oggi da Umbria 24, che ci dà davvero la cifra di come si è fermato il mondo, anche il mondo della nostra regione, perché questa tabella, che è tratta da Google, ci riproduce quelle che sono praticamente, con i segni meno, il mondo che si è fermato intorno a noi, ovvero praticamente il meno 95% delle persone che sono diciamo fuori dalla propria abitazione, il meno 61% di coloro che sono ovviamente al lavoro, e tutto questo si riflette, tra l'altro sono dati Google, quindi tramite proprio gli spostamenti, il meno 81% dei transiti in stazione e il meno 61% di coloro che vanno al lavoro. È ovvio che questa è una situazione che non si può protrarre all'infinito, perché significherebbe davvero bloccare la nostra quotidianità, quella di tutti. È una situazione di emergenza, prima o poi dovrà finire, nel frattempo dovremo capire, lo dice la nostra slide, da dove si riparte. Noi ripartiamo dall'assessore Fioroni, poi torniamo con Mencaroni, perché voleva concludere il discorso relativo proprio alla Cassa Integrazione. Poi cerchiamo di capire insieme i primissimi interventi che si possono temporalmente ipotizzare. Assessore.
Sì, ecco. Allora, un tema rilevante ce l'abbiamo, che è il dato sulla cassa integrazione. Noi oggi abbiamo una statistica alle 5 di pomeriggio che ci dice che abbiamo ricevuto 3.000 e gestito 3.706 domande per 9.480 lavoratori. Quindi vuol dire che quella è in deroga, sì, sì, abbiamo ricevuto 3.766 domande e 9.480 lavoratori. Tenete conto che il criterio di riparto per l'Umbria, vado a memoria, prevede circa 42.000 lavoratori, quindi un quarto dei aventi potenziale diritto come criterio di riparto hanno già fatto domanda. Sui dati che dicevate prima, poi ci sono magari quei dati di Google, non mi convincono del tutto, nella misura in cui, se noi andiamo a vedere alcuni settori, alcuni sono anticongiunturali, pur con la dinamica dei costi diversa, perché fonte ai RAI noi abbiamo ad esempio in Umbria una variazione delle vendite anno corrente, anno precedente, sui negozi alimentari di 10,8, quindi gli alimentari proprio anche per questo effetto. Forse tra i settori che ha tenuto meglio, forse ha perso meno. Ma sì, perché di fatto è stato, ahimè, per loro anche con un grande sacrificio, perché lo ricordiamo spesso tutti i giorni, come i nostri sanitari, i nostri rianimatori, i nostri infermieri, le nostre forze dell'ordine, ma c'è anche una parte di economia che si sta sacrificando al servizio di tutti. Pensiamo al commercio, pensiamo a chi si è anche organizzato, perché una delle cose interessanti, se vogliamo trovare un risvolto positivo, sempre che ce ne siano in queste vicende, che c'è stato un adattamento tecnologico che probabilmente a programmarlo non sarebbero bastati 5 anni. Invece, la necessità che diventa virtù, no, Assessore? Sì, anche se guardiamo come piccoli esercizi sono riusciti ad attivarsi mettendo in piedi piattaforme di delivery online, di e-commerce e via dicendo, è stato stupefacente, perché vuol dire che oggi la tecnologia ha anche dei tempi di adattamento piuttosto veloci. Questo è un dato positivo. Certo, sul credito. Sì, sul credito, scusi un attimo, importantissimo quello che diceva Roberto Giannangeli, ma lo dico anche al Presidente Mencaroni, lo sapete, stiamo lavorando per un grande piano del credito, stiamo predisponendo una serie di strumenti, alcuni dei quali anche innovative. Rimane sempre l'incognita, perché sono una settimana, domani dovremmo avere un'ultima riunione per chiudere questo documento, rivederlo, presentarlo in giunta lunedì, in maniera tale che possiamo definire il livello delle dotazioni degli strumenti. Aspettiamo sempre il governo, perché poi se arriva il ministro Gualtieri che ci dice che viene fatto un'attività che dà garanzie alle aziende fino al 25% del fatturato, tutto quello che stiamo mettendo in piedi fino ad oggi sul versante delle garanzie, che vi assicura tanto per essere limiti di bilancio della regione, verrebbe smontato. Quindi navighiamo un po' a vista, perché avere contezza di cosa sarà incluso in questo decreto significa optare per alcuni strumenti oppure per altri. Noi il nostro piano l'abbiamo fatto, è praticamente pronto, lo presenteremo in giù ai colleghi di giunta e poi lo presenteremo anche alle forze economico-sociali. Certamente. Che si aspetta, Presidente Mencaroni, da questo piano? E ovviamente lei ha toccato il tasto del turismo, non c'è solo il turismo. E poi è possibile immaginare che nel mondo del commercio ci possano essere, come dire, queste forme di resilienza o di trasformazione, perché qualcuno si è messo a fare le mascherine, ma ovviamente in futuro non possiamo tutti pensare che sia solo quello, come dire, il bene da produrre. Vorrei prima di tutto finire, chiedo scusa, il discorso che avevo iniziato prima. Cioè, sì. Quando noi parliamo di liquidità, per chiudere rapidamente, sì, pensare naturalmente a prestiti che facciano naturalmente deroga rispetto al rating di Basilea, deve essere previsto un preammortamento per i primi 2 anni a tasso praticamente zero e un rientro in almeno 15-20 anni, perché poi sennò l'impresa, tra la liquidità precedente concessa, tra i mutui, quello e quell'altro, è facile che non gliela faccia. Questo è un fatto fondamentale. Poi vengo alla domanda che lei mi ha fatto e cercherò di essere precisa. Volevo ringraziare la Regione, lo faccio pubblicamente, perché sicuramente si è lavorato sin dall'inizio, la prima riunione l'abbiamo fatta il 24 febbraio pomeriggio, con questo la Regione, cioè i vari assessori, la Presidente, ma anche tutti i funzionari, ma volevo ringraziare anche i comuni,
e le associazioni di categoria, il nostro personale e i nostri lavoratori, perché tutti hanno capito il problema e devo dire che non c'è uno che sia tirato indietro. E quando lei ha parlato anche del sindaco di Todi, ci sono anche altri sindaci come il sindaco di Gubbio, il sindaco di Perugia, il sindaco di Nardi o di Terni, che hanno dato anche loro degli esempi, ma non basta chiaramente parlare di deroga dei termini, ha capito, poter arrivare e dire spostiamo il pagamento dell'IMU o della TOSAP o della TARI di 30 o di 60 giorni. Se la TARI, la TOSAP e l'IMU ha strutture chiuse, non ce la tolgono, perché nelle nostre strutture, grazie al buon primo ministro Monti, paghiamo montagne di soldi e una struttura non può pagare la piccola dai 40-50 mila euro, sommando queste tasse ai 200 mila euro l'anno prima di partire, è praticamente impossibile. Quindi se queste non vengono azzerate non è possibile partire. Noi non vogliamo ristabilizzare i bilanci dei comuni, perché sappiamo perfettamente quello che è. L'IMU prevalentemente è dello Stato e una parte dei comuni, ma se lo Stato concede quello che noi abbiamo chiesto, grazie anche questo ad un'idea nata dal sindaco, ad una disponibilità data dal sindaco di Assisi, cioè di mettere a disposizione i fondi di garanzia sui crediti di dubbia esigibilità, allora ci sarebbero delle somme importanti anche da parte dei comuni per sopperire e colmare perlomeno per un certo numero di tempo quelle imposte e sostituendole con queste somme che sono mancate entrate, insomma. Esattamente. L'altro, poi mi taccio, voglio dire, e vado al tema specifico, oltre alla liquidità e le tasse chiaramente locali e l'IMU nazionale, se non vengono azzerate le nostre imprese non gliela faranno, non si salvano. Certo. L'altra è quella del cuneo fiscale. Il cuneo fiscale viene dato al mondo manifatturiero, sappiamo perfettamente, volevo dire, quello che è in termini appunto di fiscalità, ma noi nel ripartire, allora la domanda è quanto personale, siccome partiremo con un motore a basso regime, quindi a regime ridotto, quanto personale riassumeremo? Lo riassumeremo tutto? Ho qualche dubbio. Allora su questo dobbiamo essere corretti fino in fondo, perché è inutile fare le poesie o pensare a certi fatti, perché se il lavoro sarà blando o la ripresa sarà lenta, il personale naturalmente non si potrà riassumere tutto e allora bisogna trovare forme di sostegno a questo personale, oppure l'impresa si assume parte del rischio, se viene concesso il cuneo fiscale può anche riassumere tutto il personale, perché alleggerisce il costo e l'incidenza sui bilanci naturalmente delle nostre strutture. Questo è quello che noi abbiamo lanciato al commercio come idea, che non è solo la liquidità o l'assistenzialismo. L'assistenzialismo naturalmente sicuramente non è nel nostro DNA, ma nel mondo chi fa impresa e chi fa anche associazionismo sa perfettamente che non si risolve con l'associazionismo. Certamente. Quello che lei mi parlava del cambio, ma è evidente, guardi, posso portare degli esempi abbastanza semplici. Allora, quello che diceva prima l'assessore Fioroni, lo smart working, questo che si è creato così rapidamente, forse sarebbe voluto qualche anno per arrivarci, pensiamo a quello che è il mondo dei trasporti, cambierà. Pensiamo a quello che è i pasti fuori casa, tenderanno a cambiare, quindi tutto quello che è il lavoro, quindi rimango nel mio settore, ma ci sono anche i settori dell'artigianato, perché pensiamo naturalmente alle panetterie, alle pasticcerie, pensiamo ai bar, pensiamo naturalmente alla ristorazione, quindi ci sarà una parte di questa ristorazione che tenderà a sparire, ma ci saranno forme di commercio uguali che andranno naturalmente a modificarsi. Questo è sicuramente, ci sarà una trasformazione e solo coloro che noi saremo in grado di aiutare, assistere, e ci vuole la buona volontà anche dell'imprenditore, potranno naturalmente tracciare un nuovo percorso e andare avanti con le proprie aziende. Chiarissimo. Ma se noi andiamo ad una riforma profonda del sistema che abbiamo vissuto fino ad oggi, è chiaro che non tutti riusciranno a riaprire. E il grosso rischio quale diventa? È quello appunto che alcune imprese possano non ricordo poi. Tra l'altro, rischio, Presidente, la fermo un attimo, che dopo il virus sanitario si inneschi poi il virus economico-finanziario dei mancati pagamenti che poi contagiano anche le aziende in salute. Cioè, alla fine, se si ferma quel carburante, vanno in crisi tutti, quelli che lo sono già e che mettono in crisi quelli che non lo sono ancora. Io apro una piccola parentesi qui con Gianangeli, perché lei ha giustamente toccato, Presidente Mencaroni, vari temi riguardo a diversi settori.
Penso a due settori che non sono prettamente artigianali, ma che fanno parte del mondo, ad esempio la CNA, i trasporti l'abbiamo citato, ma anche l'edilizia. L'edilizia in questo momento, si dice sempre, il motore dell'economia, è ferma per i fornitori, è ferma per gli esecutori, è ferma anche per mantenere le distanze di lavoro, perché in un cantiere spesso è difficile perfino rispettare le norme basilari che ora sono imposte. Quel termometro segna febbre alta, ma quel mondo come riparte, Gianangi? Allora, quel mondo riparte con diverse misure, ma innanzitutto dovremmo avere coscienza del fatto che calando l'export, calando il turismo, l'unico settore anticiclico può essere rappresentato dal mondo delle costruzioni. Se per tutti questo fosse chiaro, la prima cosa che bisognerebbe fare, a nostro avviso, per far ripartire le costruzioni, in particolar modo gli appalti pubblici, è quello della sospensione del codice degli appalti. Questo l'ho sentito infatti da tanti. La sospensione del codice degli appalti. Il problema però è che chi deve farlo sembra che sia un po', come dire, un po' duro. Significa eliminare la burocrazia, perché noi assistiamo costantemente, no, da una parte il Ponte di Genova, dall'altra parte l'ospedale a Milano e quanto altro. Siamo in grado, perché ne abbiamo le competenze, di fare in pochissimo tempo, no, dei lavori straordinari come sistema paese. Poi la burocrazia uccide le imprese. Da noi ci facevano notare dei costruttori umbri che per realizzare un impianto dedicato al commercio ci vogliono 8 mesi di lavoro, ma 3 anni per ottenere le autorizzazioni e le licenze. Se questo sarà il sistema in cui continueremo a vivere nei prossimi mesi o anni, il settore delle costruzioni non ripartirà. Tra 3 anni è arrivato un altro virus. In dubbio. Però volevo aggiungere anche questa cosa. Una parte delle risorse per finanziare le piccole opere a livello locale si potrebbero trovare sempre attraverso quel fondo che ha citato prima il Presidente Mencaroni, cioè il fondo per la tutela dei crediti di dubbia esigibilità, certo. Che hanno messo in piedi, che sono stati costretti a mettere in piedi i comuni, perché nelle città prettamente turistiche sicuramente le risorse possono essere utilizzate per abbassare le tasse, ma anche in altre città. Però dove le tasse non sono molto alte, si potrebbe fare la scelta di puntare sui piccoli lavori edili locali. Vorrei riagganciarmi a quello che diceva prima l'assessore. Se non ho capito male, lunedì mattina c'è una prima discussione in giunta sugli strumenti legati al credito. L'appello che facciamo noi è di non mettere in campo delle soluzioni, assessore, che sono state fallimentari negli anni passati. Ci riferiamo ad esempio alle tranche covered, alle piattaforme fintech, cioè degli strumenti che di fatto non hanno dato risultati. Quindi io mi auguro che prima di adottare e di prendere delle scelte, che ci sia una concertazione vera con le parti sociali, perché altrimenti rischieremo di fare un'altra volta delle cose che non servono alle imprese. Facciamo subito rispondere Fioroni su questo. Assessore. Una cosa anche veloce sull'edilizia. Condivido, certo, che come proprio è stato nel dopoguerra l'edilizia avrà un ruolo rilevante, ma ce l'avrà soprattutto tranata dall'edilizia pubblica, non sarà ovviamente l'edilizia residenziale che tranerà. Questo vuol dire che soprattutto la sospensione del codice degli appalti, che impatta chiaramente il mondo del pubblico, deve essere un punto fermo. Noi con la Presidente in conferenza Stato-Regioni, al Presidente Conte, abbiamo portato fra le proposte dell'Umbra proprio quello della sospensione del codice degli appalti, perché è un qualcosa che era un legaccio nell'economia, che gli obiettivi che avevano portato alla definizione del nuovo codice sono stati una medicina peggiore del male che volevano evitare, certo, alla fine, perché l'impatto sull'economia è stato molto più negativo di comportamenti. No, questo non vuol dire che vogliamo legittimare la corruzione, certo, ma ci mancherebbe, certo. Ma diciamo che comunque ha fatto più male all'economia, perché ha imbrigliato tutto il mondo delle costruzioni. Del resto, mi scusi assessore, ma l'economia di guerra insegna che ci vogliono leggi speciali, quindi anche deroghe speciali, e credo, esatto, che se non si fa in questo momento e su questo noi vediamo un'ostinata
posizione da parte del governo a non smuoversi su questo, perché prevale, non so quale approccio morale sulla difesa a tutti i costi del codice degli appalti. Senza quello non saremo in grado di attivare quello che per definizione è il moltiplicatore più veloce, che è quello dell'edilizia. Sul tema della finanza stiamo valutando strumenti finanziari di varia natura. Io, chi mi conosce, chi ha lavorato con me in questo momento, sa bene che oltre agli strumenti di garanzia io sto stimolando i nostri uffici, la nostra agenzia, anche a prevedere delle forme di investimento in equity. Cerchiamo di capire bene quali sono gli obiettivi del nostro intervento, obiettivi di tenuta ma anche obiettivi di rilancio economico, perché comunque il credito dovrà servire per non far fallire le aziende, soprattutto quelle più violentemente colpiti dalla crisi. Tenete conto che ad oggi il decreto ha lasciato scoperto tutto un mondo, che è quello degli autonomi, che hanno visto delle briciole fino ad oggi, che vuol dire il piccolo artigiano, il commerciante che ha impiegato solo se stesso. Quindi è un mondo che ha subito un danno indiretto, ma che si è tradotto nel passaggio da un fatturato a zero. Quel fatturato era spesso la fonte dello stipendio dell'unica risorsa impiegata, che magari pagava l'affitto sull'immobile, per cui magari il solo credito d'imposta al 60% previsto dal decreto non è sufficiente. Quindi sicuramente le soluzioni che metteremo in campo sul versante del credito, perché la vera partita si gioca sul credito, saranno condivise con le parti sociali. Noi in tempi non sospetti abbiamo ritenuto opportuno aprire un tavolo di crisi, perché abbiamo ritenuto opportuno concertare con le forze economiche un meccanismo di tenuta territoriale. Quindi credo che in questo periodo non ci siamo sottratti a un confronto chiaro, trasparente e corretto su un tavolo in cui poi dopo spetterà a chi governa prendere decisioni, ma con un confronto che, come alcuni hanno ricordato oggi in trasmissione, è spesso quotidiano, perché con molti di voi ci sentiamo quasi in maniera quotidiana, condividendo le nostre ansie reciproche. Una battuta proprio flash, Gianangeli, che siamo in chiusura, poi un sondaggio, proprio 10 secondi per uno, vuoi una risposta secca allora, sulla domanda finale? Noi utilizzo questa serata per annunciare anche delle cose nuove, certo, su cui stiamo studiando come associazione, e forse già dalla prossima settimana, se non è lunedì sarà qualche giorno dopo, ma cercheremo di metterci i soldi direttamente su alcune iniziative da sviluppare. Pensiamo al credito diretto nei confronti dei piccolissimi artigiani, con finanziamenti da 8-10 mila euro e con delle risorse che sono limitate visto le potenzialità che hanno i nostri confidi, ma pensiamo che metteremo in campo tra 5 e 10 milioni di euro di risorse private, che potremo mettere accanto a delle risorse pubbliche, proprio per intervenire su quelle microimprese che diceva che ha chiamato in causa l'assessore, quelle microimprese che potrebbero essere considerate non bancabili dalle banche. Quindi cercheremo di attivarci anche per un segmento di impresa che sicuramente sarebbe tagliata fuori da questa complementarietà. Le piace Mencaroni, potrebbe essere un punto di... Assolutamente sì, perché anche noi lavoriamo, cioè uno dei temi di maggior sensibilità è il microcredito verso la microimpresa, e quindi anche noi stiamo lavorando nella stessa direzione. Stiamo lavorando anche su un'idea che avremmo voluto portare, io ci avrò giunta lunedì prossimo, quindi tra due giorni avremo la nostra giunta sempre in videoconferenza, e vorremmo appunto proporre, ragionando anche con la regione, pensando ad un'ipotesi di rilancio della nostra regione del turismo, di creare dei voucher di ospitalità gratuita per gli operatori della sanità di altre regioni nazionali. Spero che lo facciano anche in altre regioni, in maniera tale che questa trasmigrazione possa avvenire, è vero gratuitamente, ma mettere a disposizione un certo numero di voucher. Stiamo lavorando naturalmente su quello che riguarda il tema che ci viene sollevato, lo dicevo prima. Noi ricordiamoci che gli stagionali, che alla data del 23 febbraio non erano assunti,
non hanno diritto ad avere nulla per adesso. Certo. Solo 100 euro che erano previsti a marzo, la NASPI ancora non se ne parla e non si sa se verrà prorogata, quindi noi abbiamo un settore, un comparto che rischia di non riaprire, e quindi parlo naturalmente del lago, o comunque riaprire a stagione inoltrata e avere naturalmente questi soggetti che non hanno nulla che protegga naturalmente la loro, il loro non lavoro. Certamente, non abbiamo purtroppo tempo per approfondire ulteriormente, Presidente, io la ringrazio, ma sicuramente ci saranno, avremo altre occasioni per tornare a parlare di commercio e di artigianato. In chiusura proprio con Fioroni un flash, le chiedo che ne pensa su, qualcuno dice, la possibilità di una riapertura scaglionata su base regionale delle attività produttive, cioè quelle regioni che sono un po' più avanti sul piano sanitario rispetto ad altre potrebbero allargare le maglie un po' prima, non parliamo di domani o della prossima settimana, ma da maggio in poi. Lei che ne pensa? Per chiudere. Ma il tema è uno, che l'emergenza economica avrà un impatto tanto minore quanto più saremo bravi a fronteggiare quella sanitaria. Quindi va benissimo ipotizzare qualsiasi forma di partenze scaglionate, però io ritengo che è importante non avere troppa fretta, perché bisogna fare in modo che anche successivamente, al momento in cui verranno tolte alcune delle misure restrittive e riprenderemo una graduale socialità, che vuol dire anche apertura delle aziende, il virus rimane una minaccia, quindi dovremo comunque avere atteggiamenti e comportamenti diversi, dovremo favorire e anche aiutare le aziende a fare anche investimenti sulla sicurezza. Su questo abbiamo non più tardi di ieri convocato, su stimolo anche dell'associazione di categoria, il tavolo di coordinamento sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ripeto, l'ipotesi di scenario che fanno i principali studi internazionali dicono che a giugno si riprenderà un'attività economica non normale, ma si riprenderà. Incoraggiante, diciamo così. Incoraggiante. È considerata dagli studi internazionali l'ipotesi ottimistica, nel senso che certo, vuol dire che tutto va bene, riusciamo a contenere l'epidemia. Questo vuol dire che non abbiamo fretta, cerchiamo di fare tutto quello che dobbiamo fare in questo momento per arginare le curve di contagio, rimaniamo a casa. Faccio l'invito anche ai telespettatori, siamo in prossimità di un weekend, avremo occasioni per goderci la nostra bella regione, per camminare, per passeggiare, per fare qualsiasi cosa. Teniamo duro, non pensiamo che ai primi indicatori positivi, al primo momento in cui la curva di contagio andrà giù, si azzererà, la battaglia è vinta. La battaglia continuerà, continuando a rispettare tutta una serie di regole comportamentali e a un ritorno molto graduale verso una normalità che, se saremo bravi, sarà una normalità che arriverà velocemente. Se saremo meno virtuosi, ci troveremo a convivere un po' più a lungo con questa epidemia, con degli impatti anche ancora più drammatici sull'economia. Quindi meglio una settimana dopo, però sicuri che le curve di contagio siano state adeguatamente controllate. Grazie. Però Michele, non lasciamo soli gli imprenditori. Tu tanto sei un imprenditore e quindi lo sai perfettamente. Lo ero. Ma noi già da oggi dobbiamo lavorare per trovare le soluzioni migliori per le imprese, dalle più piccole alle più grandi. Quindi dobbiamo lavorare, perlomeno noi, come mondo, diciamo, politico, come mondo associativo e via discorrendo, perché le imprese non le dobbiamo lasciare da sole. Assolutamente. E anche ognuno viaggerà per e anche il senso della nostra chiacchierata di questa sera, che purtroppo nessuno le lascerà assolutamente sole. Su questo stiamo lavorando, ci stiamo muovendo affinché anche il governo magari capisca che è importante in questo momento, oltre che a sospendere il codice degli appalti, sospendano anche l'applicazione di tasse inique come quella della plastic tax, fra altre cose. Cito un caso specifico, che è quella della plastica, questo grande nemico che era la plastica, nell'epoca di coronavirus si è dimostrato essere uno straordinario alleato contro anche l'epidemia, perché comunque è un velo protettivo sugli alimenti, sui prodotti, e quindi aiuta anche a proteggere
da un punto di vista alimentare, ma anche certamente, in generale, la nostra salute. Quindi non è sicuramente il momento di applicare questa tassa, sospendiamola almeno di un anno, poi vedremo se il buon senso posso farà evitare. Abbiamo avuto tempo anche di plastic tax, 2 secondi. No, un ringraziamento a nome di tutte le imprese nei confronti di tutti i medici, gli infermieri, di tutti coloro che si stanno adoperando per garantire la sicurezza, perché stanno veramente facendo un ottimo lavoro anche in Umbria. Grazie a tutti. Ci associamo assolutamente alle parole di Roberto Gianangeli, che ringrazio, CNA regionale. Grazie Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio regionale, grazie per essere stato con noi, grazie all'assessore allo sviluppo economico della grazie Regione Umbria, Michele Fioroni, buon lavoro già dalle prossime giunte. Grazie a chi ci ha seguito anche stasera per questa 26esima puntata. Abbiamo avuto la presidente Tesei nella prima parte, l'assessore Fioroni in questa seconda con il mondo produttivo. Torneremo ovviamente a parlare dell'emergenza e non solo dell'emergenza già dalla prossima settimana. Voglio ricordarvi le repliche di questo appuntamento il sabato alle 11, alle 15 e alle 23:15 sul canale 10 e la domenica alle 20:30 sul canale 110. Speriamo, l'auspicio è quello, che il prossimo decreto si ricordi anche, come abbiamo detto, un po' in maniera corporativa del sistema radiotelevisivo, perché tra i settori essenziali c'è anche l'informazione, che non a caso non si è fermata mai in questo periodo. Fatemi ringraziare anche stasera lo staff tecnico, perché lavorare in questo periodo non è scontato mai. Paolo Calderozzi in regia, con Moreno Rellini alla telecamera, ancora in regia Paolo Antolini, Francesca Casagrande, all'esterna Carlo Sampogni, ovviamente il tutto coordinato dal direttore Emanuele Mapelli. Grazie a tutti e buon fine settimana. Buonasera.